progetti li rende visibili per tutti, su tutti. Ah. Per cui c'è gente che adesso ci sta seguendo. Quante persone ci siamo? Dopo si pensiamo? Ci sono tre persone adesso che stanno seguendo. Però poi possono accedere tutti. È la memoria storica di un progetto. L'altro borgo con identità e personalità in relazione a lo che fu il tempo, no, della costruzione del Borgo San Giusto e l'altro, sì. Hai una sensazione di vinculazione o identitaria con qualcun altro? È questo. Posta Tavernazza? Nuova, ah, no, con? Posta Nuova deve stare qua. Posta Nuova qui? Qua. Perché? Perché anche il mismo modello di... Sao Paolo anche, no? Semmai metti in evidenza tutte le cose di Bir, no? No, Foggia. No, anche quelle vicine. Sì, lo cosa Seggezia. Seggezia. Però più che Bir, pensare da un punto di vista del quotidiano della gente di San Giusto, si sentano vicino, vinculato in alguna forma, come dire, siamo con la misma situazione, la misma problematica, con algún otro borgo vicino, o no, veramente no? No. Seggezia no, è più grande, differente, no? No. No, non credo. Ok. Entonces la cosa fundamental sería, si hemos dicho que Luchera está en relación a... ¿Dónde está uno negro? A ver. No sé dónde lo he puesto. ¿Tan justo, no? Sí. Questo sarebbe un po', se possiamo dire per l'intervenzione, l'area di lavoro prima, no? Lo che sarebbe il territorio che relaziona le due spazi, il centro, no? E la più la periferia rurale, ma anche tutto lo che è la capitanata, no? Come area generale, però per intentare definire algo más concreto, no? Come sforzo lo che decías, che ha habido... Soprattutto a San Giusto e al centro Entre Foggia anche, no? Sì, è molto collegata a livello stradale da Foggia e Troia. Troia. A livello di analisi, per esempio, prima volta, non so, io ho fatto la sociologia rurale, è anche interessante sapere un poco di, primero a livello di, possiamo dire, di agroecosistema, no? Sí, una particularmente interesante que ha ¿cómo se dice? Lo del agua, la diga, ¿no? Porque la diga es de viene de del agua de manantial o de un fiume, ¿no? De un fiume. Que además en este caso está colegato a un patrimonio cultural, ¿no? Que es el paleocristiano, ¿no? Podemos hacer así. Este es el símbolo antiguo del paleocristiano, ¿no? Sí. Che altra particolarità dell'agroecosistema possiamo trovare, per esempio, in questa transizione di Lucerna San Giusto? A livello di geografia hai un descenso, questo è alto, questo è valle? O... Sì, facciamo lo che si dice, un transetto, no? Che la questa strada. Sì. C'è questa zona, come chiamare, una zona collinare, che conserva un patrimonio, secondo me, come dire, di vegetazione che è antichissima. Ah, sì, eh? E ogni mattina lì si incontrano sempre persone in cerca di qualcosa e trovano qualcosa. Sì. Tu dimmi cosa andrebbero a trovare, un piano nella campagna. No, asparagos, per esempio. Sì. Casa di caccia. No, i cacciatori non ci vanno. No, no. Perché tu no? Champignone, no, qui no. Funghi? Sì? Qualsiasi cosa. Non lo so, bueno, di erba medicinale o di... Finocchietti, sì. Cicorie, bietole... Frutali no tanto, no? Lumache. Lumache, che cos'è? Lumache, escargot. Ah, escargot. Chiapperini?
La Cafferà esce anche a Borgo Incoronata. Sa che da un cartufi. De alcuna forma è una un'area di recollezione, no? Di raccolzione de... Sì, è un'area, diciamo, raccolta. Libera, insomma. Non so se esistano proprietari o nel demanio, non lo so. Ripetete, una parte è privata. Ah, magari è perché... Está el Vulgano que croce, ¿no? Es por el Vulgano. Sí. Ah, o sea, que es la ribera del Vulgano que cambia un poco el agroecosistema, ¿no? Sí. Vulgano. Un torrente. Ah, Vulgano. Oh, qui c'è un'area loudspeaker, si sale lì, no? Qui. C'è un'area industriale dismessa molto grande. Ma avanti o dopo l'area di raccolta che abbiamo detto? Dopo qua. Questa dopo vicino direzione Vulcano, Lucera. Vicino al Vulcano. Sì. Confina con il Vulcano. E questo è industriale, no? Sì, questa è la zona industriale, però vicino ora c'è la famosa ditta di Laterizi, forse la più importante del meridione, che è ferma, perché il proprietario è fallito. E come si chiama? Noi si chiama Ala. Però che è una latiera? Ala Fantini. Fantini. Ah, ok. It's the factory o the... È uno dei più grossi industriali di Laterizi del meridione. Sì, ma è morto. Fallito. È in mano tutto al tribunale. E la Fantini sono 2 anni. Ed è da vedere, perché aveva uno degli ultimi, come dire, macchinari innovativi per produrre mattoni. E ancora funziona o è solamente stock? Ferma, sì. Ferma. Da quanto è fermo? 3 anni. Io c'ho un libro che facemmo con un paio di diversi anni fa, facemmo architettura delle fornaci. Degli artisti vennero nelle fornaci a lavorare, a produrre delle cose. Alle fornaci della Laterizi? Se mai poi se funziona e se continuiamo su questo lavoro, perché è l'unica volta che è stata fatta una scheda sull'industria dei Laterizi a Lucera. Che è una tradizione che viene da lontano, dai romani, perché Lucera ha tutte queste colline di argilla e queste cose. Adesso quando ho lavorato con... Perciò diventa interessante durante questo percorso, perché forse analizzando queste cose può venire fuori anche puntualizzare che Lucera, questa storia dei Laterizi, caratteristica di Lucera, cioè potrebbe venire ripresa proprio grazie a questo fermo e questa cosa. Anche in tronca con un passato, no? Perché abbiamo detto che anche in tempo romano Lucera stava... Ma anche lo stesso castello di Federico II costruito con Laterizi e su una montagna di Creta. No, Lucera sono state scoperte, per dire, si pensa, molte di queste ditte fabbrichette romane che producevano mattoni, ceramica, che era naturale. C'è la terra, c'è la terracotta. E il lavoro con gli artisti che ha fatto è stato nel forno di Lucera o nel forno del Laterizi di qui? Questo è il lavoro che ha stato facendo, no? No, il lavoro, questa mostra che abbiamo fatto, gli artisti hanno girato in diverse, qui da questa siamo andati in 3 mi pare, e negli altri non mi ricordo, insomma, nelle varie ditte. E hanno fatto opera diverse? Fatto delle cose, abbiamo fatto una mostra nell'anfiteatro. Ah. Si doveva avere un seguito, però cambia la politica e cambia tutto. E come si è chiamato il programma di questa intervento? Architettura delle fornaci. Cioè era dimostrare che esasperare un po' all'interno dell'industria dei Laterizi, insomma, il prodotto seriale, farlo diventare altra cosa. Sì, bello. Che anno è stato fatto? Parecchi anni fa. Sarà 15 anni fa. Ok. 2000. Forse anche. Ah, io stavo là, 15 anni fa. E hanno fatto pintura, anche scultura? Se ti dico la storia di sta mostra, te la racconto brevemente. Abbiamo fatto la mostra nell'anfiteatro. Poi parlavo con il funzionario sui tempi di andare a togliere le opere per vedere, io stavo pensando a dove utilizzarla queste opere, sparse un po' nella città.
Beh, trovo quello che era uno che ci aveva aiutato a portarle con i mezzi e le cose. Lo incrocio dentro l'usciere e mi dice: ah, professore, siamo andati a pulire l'anfiteatro. Siamo andati alla Caruspa e Cucano, ho fatto piazza qui. Ho pianto. Sono andato dal funzionario, dice: ma no, io gli avevo detto che dovevamo andare a togliere quelle cose, ma no, lui non mi aveva detto quanto. Lui è andato e fece questo. Una si è salvata e nel cortile dell'ospedale di Lucera. Manco Alberto Sordi quando è andata alla Biennale, wow. Si è seduta. No, poca sensibilità. Ma il processo con gli artisti è venuto da dove? Gli artisti hanno venuto? Sì, venuto sì, lavorato sui datri, sull'argilla. Sì, sì, cioè, soprattutto un po' la comanda è stata, no? La questione, l'aderizio, il materiale e la creta. Sì, no, loro, le ditte erano state brave perché sinceramente loro avevano capito il problema. Sì. Addirittura a volte bloccavano la catena di montaggio, la cavevano per darci retta, insomma, che loro ci credevano. Questa era una palla. Interessante. Perché se da inizio tipo Milano tutti la Fornace, sì, per esempio ti dico, gli artisti erano pure famosi, era Fernando De Filippo, forse sì, faceva sì, il direttore sì, quando sì, stavi là, c'era Nicola Salvatore, c'erano parecchi artisti là, Barisani di Napoli, cioè c'erano parecchi artisti, insomma, di nome, insomma, cioè, succede. E la recepzione, sì. La, della vicinità di Lucera, la gente ha avuto apprezzazione sì, dell'esposizione del processo? Sì. No, l'amministrazione dell'epoca credette in questa cosa. In effetti fu fatto un catalogo elettrico abbastanza divulgato, insomma. Che poi non è bene. Questa potrebbe essere un'occasione anche, secondo me, di parlare pure di archeologia industriale. Qui sarà difficile, sarà proprio lanciare proprio. Questo lo penso perché tu forse non conosci. Sotto il castello c'erano le vecchie fornaciotte antichissime. Esistevano le due torri per i fumi altissime. Un giorno o l'altro sono state tolte, ma nessuno se n'è accorto. In che sei il Rinascimento? Sì, che... Non se n'è accorto nessuno. Sì, bravo. Sono spariti. Chi le ha portate? Qualcuno le ha tolte, però dico l'attenzione dei lucerini verso queste cose. Ma no, vanno la striglia, ma no, i torri, erano torri altissime di mattone. Sono due ciminiere. Però non è un articoletto, né niente, tutti zitti, non ci frega niente a nessuno. Cioè potrebbe essere l'occasione, pur sapendo che. Cioè non è che vai a incentivare le cose, sì, sì, sì. Però potrebbe essere. Se si coinvolge anche l'Accademia di Foggia, vuol dire più enti. No, io penso più sull'università, non sull'Accademia. Sì, anche. Certo. Anche la Fondazione. Vabbè, anche la Fondazione Banca del Monte. Banca del Monte. Vabbè, questo è no, ma per, cioè, voglio dire, anche per pensare al recupero del sito industriale archeologico, se di fatto ha un no, suo peso. Lì, ma sì, lì è una storia a parte, se mai qualche volta se va avanti il progetto coinvolgiamo anche Giuliano Conte. Nel senso che se questa cosa funziona come sede tecnologica forse può avvenire pure attraverso queste cose. Noi lo possiamo contattare, lui partecipa al dialogo, cioè su questa storia l'ex degli scavi per l'università. È archeologo. Lui è titolato degli scavi, l'ha fatti lui, insomma, quella è una cosa, perché noi non siamo capaci. Anche San Giusto poteva pretendere che i mosaici dovevano stare a San Giusto. Ma San Giusto significa 50 agricoltori, te guai, cazzo non mi fa queste cose. Adesso Lucera ha 40.000, no? Un altro elemento che volevo sì, dire. A livello di paesaggio di terra, abbiamo detto che la creta sul tutto qui, andiamo al valle, questo è una specie di transetto, no? Un cupo, come si dice? Un corte, like a cut. A cut in the... Un taglio. Un taglio, no? No, Foggia, scusa, San Giusto, è più alto o più... No, più basso. Più basso, adesso. Nella valle. Anche le valle è questo, sì, perché passa il Vulcano, no? Sì. Il punto più basso. Tra questa altura
poi c'è la valle e poi un altro paese, nella vallata. E a chi sta San Giusto? Adesso qui abbiamo la creta, qui abbiamo la parte di Ribera con la raccolta, qui l'antigua laterizia e il polígono industriale, no? L'industria. E dopo che l'altro elemento rincontrato? È un'altra vallata veramente, la valle del Vulgano, no? Sì. Quel fiume. Sì, questo... poi fa un'altra piccola valle di qua, o di qua, insomma. Sì. E che altro elemento fa? L'altro elemento è che all'interno della dica, che è gestita da Consorzio di Bonifica dell'Infaso, sì, ci sono tanti ettari che sono di rispetto, cioè che loro con eventualmente con delle richieste o, per esempio, so che ora vanno a pescare perché un'associazione ha fatto richieste di andare a pescare e loro vanno a pescare. Beh, io ho parlato con tentato all'inizio, che avevo più entusiasmo, vado a parlare con gli ingegneri per fare qualcosa. Nel senso che esistono grosse distese che loro devono curare, che tagliano le erbette, quindi pulito, perché sono di rispetto. E si potrebbero fare mille cose. Cioè, uno mi saluto, quando dici di rispetto, cosa intendo? Che c'è l'infasso, no? Vicino alla diga, no? Cioè c'è la diga, no? C'è l'acqua, cioè, di qua c'è il, come dire, è terrapieno, perché non è un... è un vulcano. È terra, che hanno, è tutto intorno poi di qua, di dietro di questa, è tutta zona di rispetto, no? Questa, cioè, è libera, questa è libera, qui c'è una... Nel caso in cui il livello dell'acqua dovesse salire, potrebbe essere coperto. Okay. Addirittura, ma anche questo, c'è la strada, no? La diga sta qua, qui c'è il muro di riempimento, questa è la valle, no? E qui c'è la strada. Loro hanno preso anche una fetta di terreni da quest'altro lato della strada per rispetto, eventualmente si riempie quelle cose. Anche questa, per esempio, te ne faccio un esempio, è seminata dagli agricoltori confinati, i vecchi proprietari, però di proprietà e la dico. Ora qualcuno mi ha detto, perché come associazione non fate una richiesta? Ma una richiesta per fa che? Ci gliela togliamo a loro che la... Dico, guarda, io gli ho detto a questo qua, intanto siete voi a dire che quella cosa non va coltivata. Nel momento in cui voi dite che non va coltivato quel terreno, non va rimosso, allora è un'altra storia. Se no io devo andare a litigare con... Siete voi che dovete reclamare i vostri diritti, voi li fate fare. Ha detto, hai ragione, è un mese che non si fa sentire. Non si farà sentire. No, può darsi che abbia tempo. Yeah, the speaker a bit too loud. Vabbè, comunque c'è zona di rispetto che si potrebbero fare delle cose dentro, con il permesso del consorzio. Voglio dire, un eventuale progettino può essere interessato anche il consorzio di bonifica. Sì, ma sempre per cose temporanee, per down the volume of the loudspeaker is a bit weird to hear myself, and actually just for the internet. You know, so. È uno che fa l'artista. Ogni anno fa un intervento, lo tiene là, lo ce l'ha tutto l'anno, lo mette là nell'erba, ce l'ha là. Sì, sì, no, dico... Però questo ce l'ha perché lavora nel consiglio. Grazie. Sì. Ma se vai a parlare, dicono di sì. Ma la questione di utilizzare questo terreno, qual è la vantaggia sull'altro terreno, no? Che è un terreno che la proprietà sta in sospenso, è il consorzio, ma per le abitanti locali di San Giusto hai una specie di risentimento di questa espropriazione o perché sennò... Sono i proprietari che no. Però non siamo ancora, non so... Ognuno fa finta di non sapere. Yeah. Però ora è un impiegato del consorzio che mi ha chiesto questo. Ah, è il consorzio. Perché i terreni non possiamo prenderli? Perché io ho un'associazione che si chiama Valle del Celone e facciamo qualcosa. Certo, senti, io non vado a litigare con quelli. Voi iniziate a dire che quelli non sono seminativi e devono restarli semmai selvaggi. Ma una volta che... Allora sì. Perché per il consorzio sarebbe buono di avere una...
sì, una specie di che ste pulito ma utilizzato, sì. Okay. Posso spiegare bene gli scopi. Ok. Cioè, male che vada, un progetto temporaneo all'interno della, di questi spazi della diga può essere. Sì, sì, sì. Y luego la, la agricultura aquí, cuando sortemos de Luchera, aunque habíamos en la parte suburbana, ¿no?, de Luchera, y dopo la agricultura, ¿qué es grano o aunque hay irrigaciones? No, grano de secano. Todo secano, ¿no? No, bueno. Me parece. Un poco. Y en San Justo, aunque en el secano, cultivo. No, de... Sotto c'è l'irrigación, ma sopra no, sotto la dica. Pero aquí, ¿no? Sì. Y son proprietario de San Justo, agricultor de San Justo. Okay. Entonces, San Justo, ¿cuántos habitantes tiene ahora mismo? En... Son 50 poderes. Pensi que una trentina son habitativos. 20. Un centinaio de personas. 100 personas. Sí. Ma poi siamo più quelli che non abbiamo la residenza, sì, una metà la residenza, una metà no. Cioè come 70 o 40, 80? Sì, 23 persone, 70-80 persone ci sono. Y de elementos en, pues de referencia histórica o culturale o paesaggistica in questo transetto non hay più, no? Arriva San Justo, San Justo che anno si costruisce? Aspetta, ma stavo dicendo. Cioè, questa è Lucera, no? Di qua c'è una circonvallazione attuale. Sì. Poi a 2 chilometri di qua passa il tratturo Reggio. Numero? Che è il tratturo largo, era 111 metri. È un tratturo largo 100 metri che serviva per la transumanza. Ah? Cioè, passa di qua. Però attualmente è stretto a 2-3 metri. Era il numero 4 e il numero 6, asse L'Aquila Foggia, uno dei più importanti della storia. Cioè era una un tratturo per la transumanza, no? Sì, perché allo stesso. È piccolo perché la vegetazione ha fatto lo spazio. Però io strinco. Non ha vegetazione, sono gli agricoltori. Tanto è vuoto. Ma questo è da 800 anni. Fa lavorare bene, voglio dire. Però il problema è che come qualsiasi cosa che non è tua, te ne appropri e poi toglierla. Anche lì l'ufficio Tratturi c'ha un sacco di contenziosi, perché comunque... Che qualcuno ci ha provato, hanno fatto delle cose. Adesso con il discorso delle vie francigene si sta tentando di recuperarli, quindi può essere un momento però... per recuperare i Tratturi Reggi. Su questo potrebbe lavorare solamente sugli ingressi dei tratturi, esatto, in che modo? Cioè nel senso a me interessa quest'asse qua, però posso lavorare almeno ad appropriarmi di 10-20 metri dentro di qua, sì, e avere questa spazio? Una referenza alla storia. Siccome esiste l'ufficio dei tratturi all'imposta diretta, sì, o palazzo l'ufficio statale. Cioè evidentemente si può coinvolgere e dire guarda, noi non vogliamo tutto, pure a proprietario del re, cazzo, no, la cosa. Il PPT ce lo siamo fatto sfuggire qualche anno fa. Potevamo fare osservazioni e non vogliamo. Ah, sì, come. Fino adesso ne è uscito uno nuovo, ce lo dobbiamo leggere prima, però non si può fare più. Comunque questo è importante. Che cosa? Ah, il trattoria. La trattura è importante proprio storicamente, in questo momento è un elemento forte per il paesaggio e per le politiche che si stanno attuando da Roma in giù. Quindi rientra in una politica più grande, in cui noi possiamo, come ha detto lui, visto che ci interessano trasversalmente perché incrocia la nostra strada, possiamo farne qualcosa. È un elemento forte. Adesso è una discarica abusiva, cioè, diciamo... Però è un elemento di connessione molto forte. Sì, quello è importante, poi non chiedere tutto, chiedere cioè, esatto, qualcosa. Simbolico, iniziando da quello. Pensiamo che questo dove si sentirà solo. È lungo e di erbo. Perché se pensiamo, cioè questa azione potrebbe servire pure, qui stava una striscia di bosco, quest'anno l'hanno tolta, l'hanno arata. L'hanno tolta un'altra veretta. Era una striscia... Oh,
che stava qua, una bella striscetta di bosco che per legge non poteva. Evidentemente ora hanno arato tutto, sa. Allora il rischio è appropriarsi. And who did it? Come? Era, insomma, appunto bene comune, non... Ma non lo so. So che ora non c'è più. Hanno arato tutto, è tutta una piana. Tu immagina la contentezza dell'agricoltore quando si è visto di togliere fra i suoi terreni questa striscia di bosco. Ma finalmente, perché lui doveva girarci intorno. In una vita di uno... È una pena l'articolazione sociale, no? Che fa che non hai risposta. Cioè, questo potrebbe essere l'esempio per Ripatetta. Ripatetta potrebbe pure svegliarsi qualcuno. E no, ma anche per esempio una riforestazione collettiva, no? Potrebbe essere una maniera di resensibilizzare sulla responsabilità del paesaggio della gente, no, di lasciare un'impunità. Dammi un vantaggio, te la concedo pure, però dammi un'altra cosa. Dammi, che so, piantami in genere. Alguna cosa. O una consulta. Ok. Adesso San Giusto quando è stato costruito, in che anno? Negli anni 50. E un po' della. Sì, possiamo vedere un po' la sua storia in relazione a Lucera. Quando ha cominciato era un po' più visto come una specie di posto di produzione agricola, più. O con una decadenza o come è stato la sua come sta stato percepito San Giusto? Il fatto che prima era popolato, ogni famiglia aveva 6-7 figli, 50 poteri lì erano se fosse 36, 400 persone lì erano, poi c'era un fermento, nel senso esisteva la scuola, esistevano altre cose. Infatti Marco individuò un video sulla costruzione di San Giusto. Ora ripeto, sempre più dormitorio, sa, nel senso che io ho da fare, vado a fare spesa al supermercato e poi vado a San Giusto. Si va a messa, ma vanno 7-8 persone. Ma San Giusto dove c'è? Santa Cecilia? Lì. No, San Giusto è qua, Santa Cecilia è dietro la notte, sì. Qua. Sì. E non c'è anche l'invaso, o è quello che è stato che per un momento facciamo e troviamo l'invaso? Quindi Santa Cecilia è lì. No, no. Santa Cecilia è prima, va bene, è prima. E dopo un livello sociopolitico di presenza degli attori principali in San Giusto hai un bueno, una specie di come si dice una junta vecinal, un consiglio di vecine o gli attori sociali e politico principali della San Giusto. Ho provato a fare un comitato. E sta l'associazione, no? Come si chiama? Io ho la mia associazione che è mia, sono tanti soci, si chiama Valle del Cielone, è un'associazione. Cioè di soci ce n'ho quanto, arrivo anche a 30, insomma, quando faccio delle riunioni particolari. Però io volevo creare il comitato Pro San Giusto, che sulla carta esiste, preparare le cose, però per fatti interni, insomma, non ha funzionato. E alcun'altra? No, io avevo fatto, mi sono dato da fare due, ma questo non è. Cioè per 2 anni ho lavorato per mettere insieme un po' di anima all'interno di questa comunità, c'ero riuscito. Non so, sicuro, però c'ero riuscito a fare le cose. Facciamo la riunione, perché si doveva leggere il presidente, io non lo volevo fare, io ho 3 associazioni, però di nessuno sono presidente. Perché se lavori conviene non essere presidente, perché sennò non puoi lavorare, perché sennò lavori per te. Se no, try with my phone. Sì. Try with my phone from that side from where Angelica is, because you have the light. Io stavo pensando che avevo già chiesto a chi voleva fare. Arriva un uomo che si era comprato un potere, si chiama un colonnello in pensione. Insomma, fai colpo di mano. Io vedo a San Rino delle persone che non erano mai venute. Ti fanno fuori. Non erano mai fuori dal consiglio direttivo. Ah, ecco. Ma sì,
Ma il potere lo funziona. Io stavo dicendo che stavo proponendo con il presidente che io volevo fare. Matteo. E si sa lo faccio io. Insomma, mi sono reso conto che era un colpo di mare, che questa era una cosa che non poteva funzionare. Vabbè, infatti ho preso i voti. I miei amici tutti incazzati, ma come? La fa lui a me. Così è la vita. La democrazia è questa. Infatti il CSV che noi ci ha detto. Ha fatto due riunioni, non ne ha fatte più, sono passati 3 anni. È venuto qualcuno che tu conosci, da Salvatore, ma sbagliato, è venuto io sono buono, però fesso no. Cioè, non mi ha sbagliato, perché quello avevo promesso, sì, non se ne faccio. Ora invece, siccome vogliono fare la festa, qualcuno ha detto va bene, riprendiamo il comitato. Quindi tra poco io ho intenzione di mettere su il comitato per la festa. Però un'associazione vale del cielo. No, sto da parte perché lavoro più sulla Faito, qui anche con loro, se loro si appoggiano poco. Sì, ma è molto antidemocratica secondo il CSV che ci segue, perché abbiamo semplicemente blindato 10 anni il consiglio direttivo, perché è chiaro che quando poi ci sono acquisizioni di è chiaro che poi interessi si moltiplicano, e quindi basta che uno arriva con 5-6 persone lì e ciao. Sì, ma non è questo, però lavori qua. Non lavori. Certo. Cioè se tradisci lo spirito, no. Te ne faccio uno, io feci uno statuto leggero, tranquillo, che accettava capire, leggero e capire. Però no, facciamo qualche variazione. Ma di io sto cosa qua? All'inizio è che adesso è una frase di Nietzsche. Che non sta agricoltore, mi dico, ti piace questa frase di me? Sì, mi piace, ma l'agricoltore che cazzo è? Una frase d'inizio, like the sentence. Basically, he said that he wrote the statute of the association in a way that people could understand. So it was very simple language, just in order for people to understand what they were reading. Yeah. But then some of the members of the association made some changes to the statute, and they put this sentence, this like. Quotation from Nietzsche. Do you like this? Noi sentiamo la puzza. No, volevamo dire. And then dopo a livello di presenza dell'amministrazione pubblica, per esempio la scuola di San Giusto a Lucera, medico Lucera, alcuna attribuzione propria a San Giusto, per esempio perché piccolo commercio, no. Non a bar? No, sono pochi ragazzi, viene il pulmanino a livello privato, li porta. Però vanno tutti alla stessa scuola. Okay. Però piccolo, come si dice, like a little shop? Un piccolo negozio, un negozietto. Due. No, c'è il bar. Bar e lo spaccio. Bar e lo spaccio. Bueno, ya c'è salvo. La pizzeria, un ristorantino, e poi c'è sta De Rossi. Tu devi parlare del bordo. Un ristorante. Un produttore vende. No, c'è Carrino che fa mozzarella, cufole. Domani mattina andiamo a visitarla. C'è una masseria storica. Bellissimo. E c'è un fabbricato legato al FAI, al Fondo Ambiente Italiano. Che è stata aperta il Fondo Ambiente Italiano. Cioè è una famiglia un po' che ti tiene big foundation stretta le cose. Environment però, and culture. Entonces, alla vista di tutto un po' tutta approssimazione analitica, no? A livello di demografia, di paesaggio, di elementi storico-culturali che hanno marcato un po' l'identità del luogo, per esempio l'assentamento paleocristiano dopo la storia di Lucera, no? Romana, la fornaciota a relazione con il palazzo di Federico. No, non ha relazione. Si voleva dire solamente che il palazzo era costruito con i mattoni fatti in loco.
cioè, ma non è quella la... Ma un po' tutta la città di Lucera, sì, è stata costruita, perché Lucera è proprio su, cioè, una cava di Creta. Erano costruiti in loco, erano fabbricati in loco, insomma, che esiste sotto il castello, le antiche fornaci, fornaciotti. A livello sociopolitico, i pescatori non sono organizzati? C'è l'associazione. Dei pescatori? Sì. I de a Lucera. E quelli possiamo chiamare. Pesca sportiva lì. C'è la pesca sportiva. Sì, 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 sì. No, se noi dobbiamo fare una riunione, chiamiamo anche, devo ricordare, Vincenzo si chiama, io lo chiamo il guardiano della dica, insomma, quello che sa tutto della dica. E lui fa parte. Però lui lavora per il consorzio. Per il consorzio. Cioè, lui sa tutto, poi è un appassionato, ma bravo, insomma. E a un cittadino come si dice, average? Medio di Lucera, di San Giusto, che cosa più le viene alla mente? È il paleocristiano? Non sa neanche dove sta. Nell'altro? La metà non sa neanche dove. O sea, che per esempio... I cartelli, non è per presunzione, li hanno messi dopo che ho fatto varie lettere come comitato. Mm-hmm. E lì sulla circonfalazione di Lucera ora ci sono i cartelli. Sì, è un disastro. E la gente che raccolta anche le funghi o le asparago, tutto questo, sono di Lucera o di Foggia? Lucera, qualcuno viene anche da Foggia. O sea, che la gente di Lucera... Che... Com'è che si chiama? Ripatetta? Ripatetta, sì. Qualcuno viene da Foggia. E non hai un'associazione? No, no. Si odiano tra di loro perché quando uno va, se va a funghi, sta attento se non lo vede nessuno prima che si abbassa a fare i funghi, perché quando lo guarda già lì stanno i funghi e loro escono sempre alla mela. Adesso, alla vista di tutta questa informazione, un po' di posizionamento, che è che per te, Salvatore, che pensa che sarebbe un po' un obiettivo? O sea, una problematica, l'has explicato también, è anche la perdita di consistenza, no? Di coesione di San Giusto, che deviene orbita, no? In dormitorio di Lucera, che non ha una, un rapporto, no? Con il luogo, con le cose che succedono nel luogo, come questo piccolo... bosche, no? Che anche i proprietari ora sono diversi, non so, io avevo un potere, l'ho venduto a un medico, lui non si relaziona con nessuno perché non ha interessi, va là, entra dentro, ma non lo vede più nessuno. A parte che qualche potere, anche questa cosa. C'è un vantaggio, nel senso, te ne dico uno, io stavo in studio, mi arriva uno che aveva, da noi lo chiamano l'olandese, sta in Olanda, lavora, è passata da San Giusto, ha visto un potere, per cui mi piace stare, è sceso, l'ha comprata e abita là. Lavora ancora là, è venuto a trovare un amico e me l'ha portato in studio. Appena arrivato in studio, ha visto i miei album, questa carta la faccio io. Come la fai io? Che cazzo c'è? C'ho la cartiera in Olanda. Cioè, è bello avere pure queste cose. Dove io compro quella carta è un mio amico che è l'importatore in Italia. Gli ho telefonato e ho detto, senti, io la carta non la compro più da te. Perché? Ho conosciuto il proprietario della cosa. Cazzo, da San Giusto. Da San Giusto io ho conosciuto il proprietario della cartiera in Olanda. O sea, che hai una carta bellissima. Adesso che possiamo dire che la composizione, cioè, che della popolazione è un po' diversa de quelli che hanno in Genia, non so più agricoltori. Quanti agricoltori hai? 3, 4? No, ci sta. Ci sta. 20. Beh, fai la metà, sempre circa la metà. No, pure di più. Sì. 30, 40. Se 50 poteri, metti una quinticina, non sono agricoltore. Cosa che la metà della popolazione. Sì. E l'altra metà è eterogenea. Sì. Servizio, che andano a Foggia o Lucera. Sì, chi fa il veterinario a Foggia, chi fa altre cose, insomma. Mm-hmm. Quelli dei bar per fare il locale. Ah, ci sta quellata la dolandrisa là. Ah, c'è uno che non può pagare mai l'acqua là. È portoghese. Portoghese allora, no? Non vuole pagare. Sì, quella è un figlio portato.
innaffia le piante con l'acqua. Mente ecologista nordica proprio. Dobbiamo stare attenti. Adesso di questa problematica della disconnessione sociale e tutto questo, l'obiettivo principale di intervenzione per te che sería? Di coadiazione. O sea, sería quell'obiettivo per rapporto, come si dice, in relazione? In relazione a San Giusto, in relazione a Lucera, in relazione alla relazione di Lucera a San Giusto o in relazione alle borgate che stanno nella capitanata e che San Giusto sarebbe un po' il cavallo di Troia, no? La, o per te, dove quel che pensi che per te sarebbe un obiettivo di una situazione ideale di qui a 10 anni, no? Come possiamo dire? Beh, la situazione è questa. San Giusto ha delle caratteristiche che potrebbe essere una ricchezza per Lucera, ma Lucera non se ne accorge. Lucera è sorda anche a quelle cose che c'ha lei stessa, figuriamoci. Noi restiamo una borgata che stiamo qua, così. Cioè l'obiettivo è già questo, secondo me, che poi possono essere degli interventi, non so, io ho visto il tuo intervento per le costruzioni, ora non mi ricordo, diciamo con le costruzioni movibili, tutte sommate in legno, quelle cose. Immaginate, su Ripatetta non potrebbe nascere. Ripatetta? Su questa zona, su questa zona dove si va a cercare i funghi, insomma, ci potrebbero essere delle situazioni. Non fisse, un po', c'è cioè degli interventi, delle cose. Sì, soprattutto con gli alberi Brazza, che sono gli alberi più antichi. Cade uno, ma resta la radice e se ne va. Quindi anche sono delle costruzioni in legno sugli alberi. Come sì, lì esistono dei rudi, come per esempio, come Brazza. Ho visto nel suo intervento che aveva fatto Calano. Non lo so, può essere anche il riparo dei cercatori di funghi. Dei rifugi, dei rifugi. No, ma Perazzo, ah, okay. Per selvatico, per selvatico, ah, okay. Okay, non avevo capito. E stanno ancora là, quelle sono antichissime quelle. Ok. Qui sono convinto che lì si rigenera, no, la radice. Certo. Penso, non lo so, se vanno a utilizzare il proiettore. Sì, lo facciamo ancora anche avanti che ti parte. Adesso, l'obiettivo sarebbe mostrare a Lucera o riconnettare Lucera con San Giusto, nel senso di che Lucera ha una riappreciazione, no, del valore di San Giusto. Ma questo valore come che sarebbe il contenuto del messaggio? Avanti dobbiamo pensare qual è il messaggio, no? Che Lucera deve prendere in valore San Giusto e avere una revalorizzazione San Giusto, no? Ma in base a che, no? Che possiamo dire che San Giusto vorrebbe avere come potenziale? Non potrebbe essere quello che tu dici, cioè quello dell'ambiente rurale, quale ambiente propulsore, generatore anche di... Sì. O sea, como una especie que podría ser un borgo en el que ocurrieran de cosas, ¿no? Un borgo con una actividad cultural específica. No, yo dicevo, dimostrare che l'entità pure fuori della città può essere sinonimo di cultura. Tu dici, però quale lanciamo? Ma le radici, abbiamo detto che San Giusto è nato negli anni 50, giusto? Sì, lui chiedeva però, devi lanciare un messaggio preciso, no? Più è preciso, più è efficace. Preciso, questo è di preciso, non arriva preciso, quando non parla c'è una carta giusta. Per fare una storia, no? Che cosa potrebbe avere San Giusto che ha... che di pronto fa che la gente di Lucera ridiscopre San Giusto, no? Può essere una questione di come la gente lavora insieme o potrebbe essere una questione per relazione al paesaggio o alla gestione della erenza storica o a una proiezione a futuro, qualcuna forma di risolvere un... Sì, è come dire, immaginiamo che facciamo la festa, immaginiamo che invitiamo i lucerini alla nostra festa. Perché dovrebbero venirci a perché? No, però se per... Lui dice come modello funzionale, però sembra vecchio queste cose.
le prime aziende agricole della venne il ministro negli anni 40 a inaugurare l'azienda di Reggende, perché è una delle prime che ha avuto la meccanizzazione, che sono gli stessi proprietari di qua, più avanti, addirittura c'ha un edificio che si chiama Vaporiera, perché prima i trattori andavano. Marco l'ha vista. Tu l'hai vista? No, non è Marco lui però, quello è Marco De Gaetano. Sì, però io credo che non mi ricordo di aver andato a verla. È qua vicino. A Reggende, stavo pure io, parlavo con proprietario. Con Tortorella. Era un architetto forse. No, io ci ho portato diverse persone perché quell'architettura è meravigliosa. Oh, magari sì, eh. E fu inaugurata dal ministro dell'agricoltura nel 1900. Sì, eso sì. Io mi ricordo di questa che era impressionante. Con il silo tal, però questa è stata tutta era io stato, però era tutta abbandonata. No, no, sì. E lui però stava il proprietario con la famiglia. Sì, sì, sì. Sì. Non è un abbandonato selvaggio. No, sta buono. È incredibile perché è un'architettura razionale anni 40, sì, incredibile. Però sta vicino a San Giusto, no? Qua, è su questa strada, proseguendo dritto di qua. Per me questa appartiene come Valenza. Lui dice quali messaggi da San Giusto non possono arrivare per Lucera per essere attrattivi. Perché Lucera deve essere affascinata da San Giusto. Ma come si chiama questa fattoria? Reggende. E dove sta? La carretera di Foggia o la carretera Lucera? Qua. O sea, la carretera un po' qua. Un po' qua, proprio qua. Guarda, così. Reggende, a Troia, esatto. No? Esatto. Sì. Ma da San Giusto ci si arriva di così insomma. Mi accordo che hanno avuto nel despaccio il ritratto dell'ingegnere. Reggende Track, qua siamo noi. L'ingegnere che ha fatto tutta la bonifica. Noi siamo qua. Un ingegnere degli anni 20. Ah, sì. Il suo ritratto nel... Sì. C'ha le foto storiche, vero. Questo qua, negli anni 40, c'è stato il ministro dell'agricoltura che è venuto a visitare perché era un'azienda modello dell'agricoltura e della modernizzazione. Sì, quel grafico triste che ci ha fatto vedere. Inizia da là. Inizia da là quella storia. E perciò tutto il resto, poi, tutti l'hanno festeggiato, quello è l'inizio della rovina di un certo modello. Però per anche possiamo pensare come modello di reinventare la possibilità, no? Di un'altra funzione di questa infrastruttura. È bella, ma di recente. No, perché il signore era un po' chiuso, no? Però troppo soldi. Sì. Se non c'è un po' di pubblico in non lo fa. Pensa che hanno venduto a me questa roba quasi con la voglia di piglia della. Cioè, questa è una credo gioiello, no? Cioè, non vediamo l'ora di. Sono gli stessi, perciò invece è un gioiello, c'ha un pollaio ottagonale, ma che è Marco Federico II, no? C'ha un pollaio, quello di stallo. Adesso l'idea della festa sarebbe apparire il giorno di San Giusto, che è in novembre, la festa. La festa è da decidere, il mese estivi. Estivi, meglio. O luglio, agosto. È una festa della raccolta, per esempio, vinculata. No? Sì, io ho detto che è meglio che decidano gli agricoltori. Bello. Perché a parte che ci devono dare un po' di terreno, perché le macchine devono entrare in terreno e stare là. Sarebbe una questione, per esempio, di pensare che elemento. La festa poter avere, sì. Per esempio, io ho fatto una festa del soffritto, no? È venuto, io non lo conoscevo, è venuto uno, ha portato uno che suona la chitarra, uno di Foggia, si chiama Pasquale. Ma bravo, molto bravo. Cesare Rizzo. No, io gli ho detto, la festa di San Giusto, non si chiama il cantante, sa le feste regionali come fanno? L'abbiamo cantata da Plutani che prende poco, non ha mai che fa. Allora ho detto a questa amica, senti, se è la festa di San Giusto, dico, noi invitiamo delle persone non professioniste, cioè a lui è l'architetto, piace fare cantare, e viene là e canta. Poi conosce gente, lui conosce il Barzellette da morire, insomma, che se li inventa lui. Chiama un altro che sta a suonare la chitarra e sul palco sarà tutta gente che non è professionista. Cioè questo non professionismo secondo me funziona nella festa di Borgata, perché ognuno poi si sente, ma vado pure io e canto qualcosa. È buona idea, sì.
Meglio che un'orchestra professionale, no? No? Sì, va bene, io ho un amico a Milano che è bravissimo, insomma. Allora sta facendo i soldi, viene, tanto lui fa l'insegnante. Cioè, allora se la festa di Borgata nostra può funzionare, di portare delle piccole novità, come anche le più misere di queste, oppure ci inventiamo il mercatino, semmai per la prima volta, o degli interventi fatti sì, con la creta, per esempio, también, nel campo. Se questo proprietario di questa masseria, lui ha 50-100 ettari là, immagina che c'è ancora la paglia, ci fai dare le balle di paglia, gli diciamo tu quando fai le balle di paglia, chiamiamo qualcuno che viene là, lui si mette a disposizione con la cosa, sta ti inventa qualcosa, insomma, per dimostrare che fuori dalla città semmai avvengono delle cose che la comunità non... della comunità io faccio questo a parte questo, cioè la città ormai si venera se stessa, insomma, no, infatti, ti dico un esempio semplice, ha nevicato qui a Capodanno, questa strada era piena di agricoltori che con i trattori le ruspe toglievano la neve, per dire, nessuno... Cioè si sono tutti industriati, ognuno... Io ho chiamato una persona subito per poter aiutarmi, cioè, questo senso qua di venire... Io e innescare queste cose negli agricoltori che fa bene. Esatto, rimettere questo senso di comunità in giro. Io penso che questo... Questo è il valore che abbiamo rispetto alla... Sì, come dire, proprio intrinseco all'essere umano. Che cosa... Sa giusto, era piena di plastica, siamo usciti io e Giovanni col poliziotto, se fosse ancora da dare c'è un orgoglio, tutta la plastica di San Giusto. Quello che potrebbe ma perché non si percepisce come pericolo. Non si percepisce, però si percepisce la neve perché giustamente bisogna muoversi, bisogna attrezzarsi. Sì, innescare questi meccanismi. Invece la plastica che è più pericolosa, tra virgolette, nell'ambiente naturale. Ma il rischio è sempre questo. C'è stato uno stronzo da spaccista che si fa chi sa. Ma perché c'è dei 5 euro a rubare qui dentro questa plastica? Cioè, ma voglio che la plastica. Bottiglie di birra che da lui si comprano e poi li buttano alle altre, noi la dobbiamo raccogliere. Lo facciamo, lo faremo ancora. No, non sarebbe, non sarebbe logico. E tu, dove vuoi? Un altro fatto questo. Non c'è il sistema di raccolta dei rifiuti? Sì, è una finta differenziata, perché il Comune di Lucera c'è i debiti con quelli che fanno la raccolta, per cui anche quello che noi portiamo, scusa, si viene a prendere il resto, visto che io faccio danni la differenziata, ma per diventa unificata. Sì, no, insomma, più confortabile. Sì. Domani io telefono a Vincenzo, a quella della dica, se può venire. Chi è? La persona attiva. La persona in charge della dica. Ah, sì, sì. Domani sì. Sì. Allora, domani vediamo di mettere più persone che potrebbero essere coinvolte in questa cosa. Sì. La persona también ha dicho del patrimonio paisaje, ¿no? Que era la fundación de paisaggio. No lo so, pensé que dopo, ¿no? Cuando la propuesta es un poco più concreta. Pero la gente de la diga anche non è troppo ufficiale, no pensé que pensa magari vorrebbero sentire qualcuna proposta più. Ah, è un amico, ok. No, ma pure voi, se non c'è da fare. Sì. E dopo... dico, devi mangiare a casa tua, mangiare qua. Sì, da te non lo portate, se no si... E anche parliamo con il del leader plus. Sì, ma di San Giusto hai detto pure dei ritrovamenti. Sì, per la Valenza, però sì, la storia è storia. No, lo che tiene lo della festa è che è una dimensione di evento. Una cosa molto limitata in tempo e visibilità, è normalmente un strumento per un altro processo, no? Magari pensare, perché è come una specie di fare un gong, no? Una campanata, ma dopo per fare un chiamato a... Sì, rischia di essere, come dice lui, non è vero. Isolato. Rischia di fare una festa patronale. Quindi l'importante è creare sì l'evento,
per essere pronti con... Per esempio, che al mismo tempo è l'inaugurazione di algo. Quella festa lì deve essere il momento in cui tu presenti qualcuna... il progetto. E quindi l'avvenimento e la festa vedono l'avvio, però in quell'ambito tu presenti. Rafforzare la proposta. Però, che proposta? La proposta, visto... che pensare? Allora, dovevamo parlare di birra. Perché probabilmente adesso ci apriamo un po' più la testa, perché se ci fermiamo su San Giusto, secondo me... Sì, possiamo vedere che... secondo me è meglio. Parliamo dei birra. Parliamo dei birra. Sì, e luego ritorniamo. Pero yo, lo que yo no sé, sí, a ver lo que yo puedo raccontare del video específicamente. Voy que porque mostramos el video de Visible. ¿Cómo el video? Ah, sí. No, no, seguro, claro. Pienso que sí, él conoce mucho bien. Che cosa pensi tu? Per parlare del BIR, dice Anna che domani viene una persona che è stato più, il Marco De Gaetano, è stato più dedicato a BIR, come architetto anche urbanista. Ma anche per, no, diciamo per dare un... possiamo parlare del BIR, cioè, quando dare una carrellata, domani approfondiamo. Domani approfondiamo, però una carrellata che ci chiarisca le idee di applicazione poi sui vari territori, perché sennò, sennò siamo fermi. Certo. Però abbiamo ancora 3 ore. No, per me penso che sì, no, che sta ben planteato, che è buono che l'idea e la promozione viene da una persona che sta già per tempo, no? Conosce la realtà. Ma anche penso che la problematica, che è la disarticolazione, no? del legato delle borgate, la campagna generale, vicino a Foggia, Lucera, deve rivela, sì, questo magari connetta con l'idea di BIR, no? Che era, magari trovare qualcuna cosa che ha un po' di presenza nel tempo, per esempio un corso di Stato, che al mismo tempo che hai la festa, hai un piccolo seminario Università di Stato in San Giusto, che sta vinculato con differenti elementi, che può essere per esempio ruralità, anche patrimonio architettonico, e fare parte delle conferenze a Reggenza come un sito spettacolare, no? Che ha la possibilità di attrarre gente da altra parte. Un mini sito anche con un mini sito per un piccolo museo. Sul che? Ancora non abbiamo posizionato i mosaici. Che dovrebbero andare a San Basquale. Sì, perché cosa è stato con tutto questo? Niente, dove sta? È stato nelle statue, in una scuola elementare. Si stanno pure i soldi, questo è 850 soldi. No, siamo arrivati a 1.600.000 per tutti i trasferimenti virtuali, che non si è mai spostato niente. Ma i soldi si sono spostati. Ma i soldi perché? Finendo per i progetti. Esatto, è stato passato. C'è uno che va a fare un progetto nuovo e costa. E costa, quindi lo spostamento è virtuale. Ma solo dei soldi, mentre ancora tutto giace nelle scatole. Gli avete fatto vedere qualcosa? A Marco forse, a lui sì. Una volta. Sì. Forse no, Marco. C'è una ricchezza storica, però io... Beh, se è venito al potere, ricorda, dovrei avere quello grosso. Io ce l'ho qualcosa, però io dico che al di là di questo... Cioè sono i valori che bisogna, perché la storia ce l'ha Lucera, ce l'ha Foggia, ce l'ha Troia, mentre il valore che si può, come dire, a Lucera cosa può interessare o cosa può essere attrattore forte?
una comunità che diventa faro per qualcosa, no? Sì, questo è vero. E questo è il senso, per cui a me non mi interessa andare a vedere un altro monumento, un'altra sala. Però ad esempio la cosa che interessa a me, io vengo da Foggia, vengo spesso a San Spirito. C'era? Allora, quello che invece qui la, il tempo, che non, cioè il tempo mi sembra una cosa importante, lo spirito del ruolo, la legalità. No, no, ecco, come dire. Il tempo vissuto qui è rallentato, qui la gente è comunicativa, riesce a condividere. E poi c'è la legalità, cioè tu legalità. Qui è aperto, cioè, non è in città che devi chiudere a chiave, sul suo piano. Quindi c'è rispetto, sì, però c'è rispetto, cioè non c'è una rarità. Poi vengono da fuori. Vengono da fuori. Però la cosa carina, ad esempio, per la festa, perché non fai il souvenir? Cioè per dare. Prima cosa presentare, ad esempio, per il mercatino, adesso ci sono le pecore, con la lana, a creare delle cose da vendere, anche un gadget, può essere una cosa, che ricordo di quella festa, ma può essere... Di andare al simbolo di San Giusto. Ma può essere una qualsiasi cosa, però prepararsi per quella... No, che ognuno porta un oggettino da casa, sì, ci posso portare questo, però innescare un meccanismo... A priori per l'evento che può essere ripetuto nel tempo, però innescare, però lavorare la festa della pace, la festa del tempo, la festa della mietitura con un tempo, penso che poi come c'è la fede. No, lui ha detto una cosa cioè, rispetto ai monumenti artistici o culturali, che la città quando vuol dire qualcosa di innovativo si sposta nella periferia per fare tendenza, per fare rivoluzione. Per fare un'altra cosa. Deve venire qua. E quell'altra cosa che dice, individuiamo qual è un altro essere alternativo nel tempo. Cioè, sì, io sì. Ti dico che conosco gente che veniva con piacere a farsi la birretta su giusto. A bersi la birretta perché i parenti nostri, perché era proprio un modo di entrare, come se la modernità venisse qua a incontrare l'arcaico, che siamo noi, l'arcaico. Che mi piace, come tu fai il turista arcaica. E vai nel boss e dici, ah, vediamo come sono gli autoctoni. Diventate esotici per e a me mi piace assai questo fatto, perché cioè, mi sei fatto ricordare quei film irlandesi dove c'è il tipo con la motocicletta che gira sempre. A noi abbiamo quello con tre ruote, due casse così, con la musica sparata napoletana. Quello è un mito, ce l'abbiamo noi quel mito, ah, sì. C'è ancora vivo. C'è uno che c'ha tre ruote, che è il mio simbolo. Come è giro? È il mio simbolo. Ho appena partecipato a un concorso dell'uomo, dell'ape del terzo millennio per Ape Carli. Ah, io credo il mio simbolo. Il simbolo nostro, ecco perché c'è l'ape da sua. Io che ho telefonato a quello per chiedere di fare il raduno degli Ape Carli qua, per esempio. Esiste l'Ape Carli in Italia. Per me è il simbolo dei contadini, del passaggio dal carrozza, dal cavallo, alla macchina dell'Ape Carli. La che? No, poi quando ero giovane, tre ruote, quello là sul cammino. Ah, sì. Ho fatto il progetto nuovo per l'Ape, per la Piaggia. Perché sono arrivato tutti i giovani a venire a lavorare, a fare su e giù. Può essere questo. Cioè, è il simbolo della transizione, ma anche di marito e moglie che vanno insieme a Lape Carli, e anche la cavalcina. Non c'è rete. Come lo spirito del però è la transizione tra sì. Una generazione e un'altra, tra uno stile e un altro, tra una acculturazione e un'altra, tra l'essere contadino con la zappa e l'essere contadino col trattore, tra la città e la campagna, è proprio il meticcio della mobilità. La Pecarra è proprio un meticcio, perché noi siamo un popolo meticcio, loro, io sono più evoluta a San Campagna da sola, lui è un meticcio. I popoli meticci sono quelli che ci ha fatto vedere Assunzione l'altra volta, no? Che sono quelli che è arrivata la religione cristiana, sono diventati cristiani, però hanno mantenuto una parte delle radici, una parte sono diventati. Come me, sì, tu sei bastardo, si dice una cosa. Mediccio già scherzo, no. Il mediccio e la cultura del mediccio è proprio in questi posti. Perché non sono né carne né pesce, ci può essere la frustrazione di non essere né città né campagna, non c'è più il rapporto con la terra ma nemmeno con la campagna, con la città, però vivono in una situazione privilegiata e non lo sanno molti. Lui lo sa, chiaro, Tony lo sa, quelli che non lo sanno, e quindi è sempre un discorso di identità, identitario, cioè capire chi siamo, dove siamo,
e rafforzare questa identità ti dà la forza di fare il resto, perché se non si rafforza questo non si manda manco un segnale. L'identità è essere medici, è bello, tre ruote è bello, e noi qua ci godiamo il tempo, il sole, la mattina, la nebbia, i cavalli che vanno da soli là, quello è uno spettacolo. No? Non ci stanno più i cavalli? No, il tuo cavallo di Troia. I cavalli che pascolano là, al bordo di Ica, che spettacolo che sono, no? Gli uccelli che vediamo qua. Io ogni giorno mi blocco a guardare. Ha ratificato la cicogna una volta. Cicogne, di tutto. Stiamo vivendo. Cioè veramente c'è. Ah, poi l'altra cosa. Sono cose che abbiamo. Pensando al ripatetto, che è la parte, diciamo, mentale antica. È l'habitat più antico che sta nella zona. Sì. Mentre la diga, siccome è nuova, ha creato un nuovo habitat. Cioè, questa valenza del nuovo habitat, degli uccelli che passano ora, non sono mai passati. Cioè, quel nuovo habitat? Un nuovo microclima, un nuovo micro... La ripatetta ha creato il clima? No, la ripatetta è antichissima. Sì. Lì è una zona antichissima. Lì calpesti, secondo me, quello che calpestavano chissà quanti anni fa. Mentre il microclima ha creato un nuovo ambiente, una nuova situazione. Lì si poteva fare per il cioè è una sorta di quasi sovrapposizione. Andiamo, ecosistema. È la significata la cicogna che è quanto veniva qua. Vincenzo, se viene Vincenzo la prossima volta, lui se vede delle cose lì dentro, c'è il tasso, c'è una fauna che fa paura. Noi peschiamo il pesce, ma quanto vanno il pescetto? Un bando da pesce. Sì. La volta in Bacosa ho preso 12 pesci così. No, ma la sfida è proprio capire... No, questa sovrapposizione del nuovo, di questo nuovo clima che sei... Sì, è della relazione. E sottizzarsi, no? Perché è pur vero che è importante creare un ponte tra Nocera e San Giusto, però nello stesso tempo molto spesso il rischio è quello che per essere visibili si diventa anche esotici nei confronti di una cultura che anche in scala... No, vedi questa esperienza, ma se il tempo bisogna perdere mi interessa, non che ci veda la gente, mi interessa cambiare un po' me stesso. Mi vede 10 persone, 20 persone, cioè che l'esperienza che noi facciamo... vengono 10 o 1000, ma l'importante è che sia poi un po' vera, un po' che ci cambia qualcosa. Cioè. E poi questa alla fine, cioè la soddisfazione, che poi avvengano o non avvengano certe cose. Sì, la cosa importante è che si attivino dei processi che rendano di consapevolezza negli abitanti di San Giusto innanzitutto, credo. Sì, no, che poi avvengono, possono avvenire altre cose, insomma, certo, ma inneschi comunque, se siamo nella ragione, inneschi comunque dei processi che qualcuno servirà. Cioè, qualcuno innanzitutto che ciascuno prenda coscienza magari di sé, dei luoghi, del posto e del fatidico, cioè rendersi conto che stai vivendo una situazione privilegiata. E già questo sarebbe importante, secondo me. Dopodiché è chiaro che quando tu hai affluenza più o meno ampia, sicuramente ciascuno poi porterà qualcosa che magari un po' resterà, la maggior parte. Sì, ma non abbiamo avuto mai sul consenso del... Per questo dico, l'importante è crederci nelle cose. Però intanto che questo aiuti a rendersi conto di quello che si sta vivendo. Che non venga il turista di turno a dire beati vedete che state qua e godete. Prendo tutta la parola chiave dopo la pausa. Sì. No, che la conversazione avanti questo obiettivo si deve, secondo me, una migliore coesione territoriale all'interno della capitanata entro la città e la regione
della campagna per riposizionare la campagna come posto di proiezione, no? E culturale di interesse d'altra nuova forma, no? Di essere percepito. E abbiamo parlato anche di tentativi contenuti, no? Di questo messaggio, no? Di questa sì, idea, no? Di sviluppare, per esempio, l'idea della una cultura rurale con valori come relaziona con il tempo, con l'intercambio, scambio, confidenza, no? Anche la questione della transizione o di questa identità mixta. E la sua opinione sull'intervenzione del territorio, che cosa pensa che per esempio sarebbe un po' l'ambito dell'azione? Secondo la sua attività previa? Ma l'ho detto sì, anche stamattina in realtà, cioè, poi oggi pomeriggio ci siamo soffermati su San Giusto, sì. L'oggetto per me stamattina era la Capitanata, dove in realtà sottolineiamo la differenza di scenario ambientale, perché appunto noi abbiamo, al di là del tavoliere, della Gresse, del tavoliere, abbiamo anche la parte Monti Dauni e poi la parte Garganica, dove il paesaggio si differenzia in maniera incredibile, mentre cioè, passiamo dal deserto, che è un po' la situazione, sì, tipo quella che è in Spagna, no? Sì. Passiamo a una concentrazione invece urbana mai fitta, però voglio dire, nel caso per esempio del Gargano, d'estate diventa molto fitta, perché intorno a luoghi come Peschici, Civieste, Rodi, San Menaio, cioè si sviluppa nel litorale tutta una serie di movimentazione, in quel caso turistica, però sì, un turismo sempre più legato a luoghi come Carpino, che non so, capitale dell'olio extravergine, e quindi dove in realtà il mangiare, quindi i contenuti poi in realtà anche all'interno di Milano 2015 risaltano parecchio, quindi c'è sempre un turismo sul Gargano, è religioso, è turistico, balneare, ricettivo, e poi c'è anche il turismo gastronomico, appunto, quindi, che fino a... c'era il turismo di caccia, il turismo agreste, quindi non è esistente, no? A zero praticamente, a meno che lo sappi, cioè poca cosa. Abbiamo i luoghi agresti tipo quelli della foresta umbra, come dicevo stamattina, abbiamo poi anche i Monti Dauni, che hanno uno sviluppo nel loro piccolo di territorio, insomma, abbastanza attivo e che funziona più o meno 12 mesi all'anno, una volta al mese. Ma tutto sommato anche sul Gargano, perché Vico ormai ha una festa al mese, una riga adesso, a febbraio c'è la festa di San Valentino, poi comincia Santa Maria, poi la Maria del Carmine, insomma tutti eventi di tre giorni, due o tre giorni al mese, quindi c'è un certo tipo di attività, dove al centro c'è comunque la parte gastronomica, che la fa gastronomica con prodotti del luogo, perché abbiamo le arance, quindi gli agrumi del Gargano, abbiamo l'olivo, quindi l'olio del Gargano, in questo caso il prosciutto di Faeto, piuttosto che, non so, il salame di Anzano di Puglia, adesso questo, e quindi è molto vasto in realtà, quindi collocare un singolo progetto, oggi ci siamo fermati su San Giusto, sì, e in realtà parliamo di 50 anime, a me, cioè, voglio dire, sembra molto limitato come progetto, perché comunque, senza voglio togliere nulla alla vicinanza con Lucera, ma se voglio dire tutto sommato, se c'è apatia a Lucera, posso immaginare, e a Foggia pure, posso immaginare quanto ce ne possa essere in un nucleo dove su 70-80 persone che ci abitano, magari 20-30 sono operativi nel loro settore, che è quello agricolo, e dove in realtà loro pensano alla pancia e hanno poca, diciamo, sensibilità nel recepire quelli che potrebbero essere dei, a meno che non siamo così bravi proprio da sensibilizzare. Sì. Nell'attività che si propone, per esempio la nostra associazione, che si chiama appunto La Città che Vivremo, è un po' prende spunto da quelli che sono i temi urbanistici della città col suo confine, che è la campagna. Quindi ovviamente si tende a
a riportare in una serie di contenitori, almeno quello sta nelle intenzioni, contenitori per esempio da riutilizzare, quindi capannoni, capannoni da archeologia industriale ormai, perché ormai con quella che è anche la crisi economica che ovviamente attanaglia anche l'Italia, in particolare il sud, di situazioni di abbandono ce ne sono tantissime. Molte sono quelle di proprietà del comune, della provincia, eccetera, che potrebbero essere messe a disposizione. Noi ci abbiamo provato, ci stiamo veramente ancora provando, con una scommessa forse molto grande, perché era quella che un po' qui da anni si dice, da decenni, da secoli forse, portare il mare a Foggia, perché Foggia d'estate è terrificante dal caldo, no? Allora avevamo individuato, come vi anticipavo stamattina, un'area proprio nel pieno centro della città, proprio dietro la villa comunale, dove c'è il teatro mediterraneo, e quindi trasformare questa piscina olimpionica di 50 metri, abbandonata da 30 anni e mai utilizzata, i sottotribuna, perché era una piscina proprio per le Olimpiadi. Quindi all'interno di questa tribuna, quindi nel sottotribuna, sono stati investiti fino a 3-4 anni fa 400-500 mila euro con i bollenti spiriti. Nessuno se ne è più occupato, sono stati devastati evidentemente, perché tutta la struttura è stata abbandonata a se stessa, è stata lasciata abbandonata a se stessa. Quindi noi abbiamo provato a fare questo progetto, dove c'era la collocazione, perché c'erano 400 metri quadri sotto il sotterraneo prospiciente la piscina, dove c'era un accordo con il Cerchio di Gessa, che è una compagnia teatrale foggiana che opera a un teatro che è di proprietà della provincia, ma che la provincia adesso ha reso inagibile, e si poteva spostare là. Poi una serie di laboratori per quelli che è il recupero dei vecchi mestieri, o il laboratorio, il fabbro, il falegname, o il falegname però sempre indirizzato al riciclo. Falegname è San Giuseppe. Ah, carpenteria. Sì, sì. Falegnameria, sì. Sì, carpentry. Quindi una serie di vecchi mestieri. E dei laboratori di riciclo, quindi di produzione di oggetti, è lì che poi può nascere il discorso di design, e quindi abbinato a quella che è la creazione autoctona, no? Fatta con oggetti di recupero, dal bancale alla plastica, alla latta, queste cose qua. Dei laboratori musicali, perché no? E dei laboratori anche artistici, quindi dei corsi di pittura, di scultura, una serie di una municipalità. Poi avevamo previsto un agrumeto, in quella che era a fianco alla piscina olimpionica c'è una vasca profonda 6 metri, perché era la piscina dei tuffi, quindi dei lanci, dal trampolino, quindi sotto avevamo immaginato un agrumeto. Agrumento? Arance, limoni, e intorno alla tribuna, sulla parte esterna, tutti i vari orti urbani, piccolini, perché ad uso del professionista che il sabato e la domenica vuole andare a perdere un po' di tempo a coltivarsi l'insalata, il prezzemolo, il basilico, il timo, degli odori. Anche lì fare dei corsi per avvicinare, che ne so, i ragazzini all'agricoltura, alla coltivazione dell'orto. E quindi, voglio dire, l'obiettivo è quello di creare un centro, un centro preciso dove c'è il raduno di diverse attività e fare, come al solito, comunione. Però il bello è all'interno della città, cioè non essere costretti, che è bello se può, ma tanta gente non può neanche andare fuori. Sì. E poi in pieno centro città. Centro città. Sono abbandonati, perché non riutilizzarli? Come centro anche di proiezione alla campagna. Forse ho anche il filmato qua. Quindi era questo, diciamo, il rendere la città che piuttosto... Che oramai è abbastanza, voglio dire, non saprei come dire, è questo il senso, sì. Renderla un po' più attiva e rendere partecipi, creare nuovi interessi a più persone e renderli facilmente fruibili, perché se devo prendere la macchina e arrivare da Hamburgo, da un'altra parte magari, perché anche c'è anche un po' questa mentalità delle persone locali, che molto spesso sì, piace viaggiare, andare in vacanza, però
bisogna un po' facilitargli la vita. E quindi sarebbe anche bello utilizzare i luoghi a me vicini per fare una cosa piacevole, cioè vivere la città anche come diversivo, come momento di un relax creativo, e non solo come vita normale, quotidiana, lavoro, scuola, famiglia. No, no, sono d'accordo. Per riuscire a vivere la città in questa maniera. Foggia, per esempio, aveva l'ippodromo dentro la città. Io portavo le mie figlie a scuola di ippica a piedi, 5 minuti andavo. Bellissimo, tolto. Allora, se devo portare le mie figlie a ippica, devo andare fuori, prenderla, diventa tutta un'altra cosa. Ed era invece bellissimo anche sentire la puzza dei cavalli. Però era anche il bello, era. E invece si vanno perdendo tutte queste situazioni, cioè il rendere veramente la città, renderla piacevole in maniera creativa, non solo per vivere, sì, cinema, sì, vita normale, insomma. No. E che non sia solo, diciamo, sì, certo posso dipingere a casa mia, posso fare tutto quello che voglio, però avere un posto di confronto, di incontro, di esperienze completamente diverse, perché no? È anche un riqualificare una situazione che probabilmente ci arricchisce un po', ci arricchisce, sì. Ci dà stimoli nuovi per campare, come si suol dire. E di che forma questo centro potrebbe essere in relazione alla realtà rurale anche della campagna alrededore della città? Se si creano questi, se si intende come una simbiosi, gli orti, voglio dire, cose di questo sì, tipo. Sì, la rappresentazione. Però stavo pensando che anche potrebbe avere una referenza, no? O sea, che al stesso tempo che hay una programmazione in questo centro, no? Che se vincula a qualcuna attività esteriore che también, no? Fai una simbiosi. Per esempio, che le varietà dei giardini del centro, no? Sono coltivate dopo fare una fiera della varietà delle giardini familiari che ancora è alle borgate alrededor. O pensare a una forma, no? Che, sì. Anche perché, per esempio, vicino a questo posto c'è la villa comunale dove c'era una volta un boschetto e il giardino delle fragranze, dove ci sono una specie di giardino aromatico, dove ci sono le varie tipologie di piante. Sì. Possiamo andare con Google Map, vi faccio vedere di che area stiamo parlando. Sì, certo. Sì. A ver. Ops. Sì, no. Non sono sicuro se internet funziona, perché antes non ha funzionato. C'è il wifi. Sì. C'è il wifi. Sala Camino, no? Sì. Ah, ti ha dato il codice. Lei non mi dà la mente. Hai fatto bene. Es que no está yendo. A mí no, it doesn't work for me internet. Ah, sì, è bello, è vero. Oh, there must be another. Yeah, but now even I don't see it. Let me see. Mo vediamo, non ti preoccupare, campione. Io ce l'ho, uno è vero, la prossima volta metto la foto. Ma ce l'hai davvero? Io sì, ce l'ho culturale, sì. La culturale? Solamente sulla Camino che non funziona. Sì, ho lavorato 8 anni a Benevento. Antes sì, funzionava salone, salotto. La mia vita è un po' Benevento. No. Tutte zone di Benevento, San Bartolomeo, tutte là. Ah, San Bartolomeo. Dove vado a prendere la frutta io? Domenica. E questo è possibile connetterlo qui o no? L'iPad? No. Sempre, per questo. Che non... Questi sono di San Bartolomeo.
sulla compagna, sono molto buone, sì. Sì. Sono Madonna. Lei parla sempre, ma vieni a trovarla domenica. Io sono disconnettato. L'aria fresca, non c'è tutto. Sì, sì, infatti, lei è, a lei piace molto, dice che è bello il posto, è bella la gente, sì, si bellissimo. Trova bene. Prima io compro un anello, l'anello, diviso in quattro famiglie, hanno in campagna. Oddio, no, quando però presenta no. Me, la fammi quattro. Non ho capito. E poi ti fa quando sei in come ti fa la tua? Non lo so. Facile, facile, potente. Adesso non so che cosa è successo, ma non posso vedere. Sì, no, il tuo iPad tiene? Lo vediamo nell'iPad, se no. Se scaccio in mezzo, dove scacci sotto? Perché sei anzi, no. È scritto già. Bellissimo. La tecnologia. A ver. Non c'è il wifi, sì? Come no? No. Il Mac non è il wifi. Sopra? Sì. Sì. Ah, sì, è qui. Ma no. Sarà da lì. Sì, ma non va. Sta bloccando. Bloccante. Per te funziona? Sì, dai, eccolo là. Network name. Masseria del codice. Sì. Un momento, perché sta cercando, ma non la vediamo, ma cosa dovrà cambiare il codice, mi sa. So, fare così. Ah, sarà cambiato. Che bravo. O salotto, ma ha funzionato meglio avanti. Attento. Salotto ha funzionato meglio. Vediamo. Ah, adesso sì. E come è? Foggia. Molto lento. Foggia. E il progetto della, del piccolo veicolo è stato anche, è un progetto personale? È quello personale. Ah, no? È interessante anche. È piaciuto. È che va tan lento. Va lentissimo. Sì, forse non lo vediamo là. Ecco. Sì. Zoomiamo qua. Mettiamo la planimetria. Del satellite. Sì, via satellite. A chi, no? Sta bene. Non sapete fare il satellite? Clic, kick, crack. Ah, non vuoi? A ver. Questo sì è praticamente il centro di Foggia. Sì.
piazza Cavour, la villa comunale, il bosco, se qui riusciamo a zoomare un po', questa è tutta l'area. Poi domani magari porto anche il progetto da far vedere, il file che ho già modificato e tutto con lo specchio da... ecco. Quindi noi abbiamo questa che è una strada di accesso, qui c'è la stazione ferroviaria, Foggia, quello è il cielo, questa è la villa comunale, con tutto il parco della villa. Questo è l'ex ippodromo, dove c'è un progetto in corso europeo, si chiamerà Campi di Omedei. In questo punto c'è questa tribuna di cui vi dicevo, lo stadio, sì. Questa piscina olimpionica abbandonata. Qui c'è il fossato dove io ho previsto l'agrumeto. Sotto qui ci sono 400-600 metri quadri dove è possibile fare sopra una spa, anche per i portatori di handicap, per i bambini disabili, eccetera, e all'interno un centro per le manifestazioni teatrali, musicali, eccetera. All'interno, quindi alle spalle di quel, qui c'è il Teatro Mediterraneo all'aperto, anche questo è abbandonato. E qui intorno a tutta una serie di orti urbani. Con la possibilità di fare in questo... Allora, qui ci sarà ombrelloni, quindi tutto lo specchio d'acqua, poi ovviamente sì, lo si configurerebbe in maniera diversa, domani vi farò vedere come è il progetto finale. Ma la possibilità di creare all'interno, soprattutto in questo spazio qui, il mercatino quindicinale di cui vi dicevo, basato sulla vendita dei prodotti dei vari piccoli orticelli. Legata sempre all'interno, perché sono tutti i laboratori, ma infatti noi, se vi faccio vedere come adesso, le riprese, le spaventose, cioè stanno infatti gli impianti nuovi, climatizzazione, cioè tutto vandalizzato. Sotto qui, all'interno di questa struttura qua, c'è la possibilità di fare, e già ci sono 8 laboratori, più nel sottotribuna tante vetrine che sono circa 12, quindi una ventina di laboratori. Da destinare già a pronto, tutto pronto. Tutto pronto. Tutto pronto, ci devono semplicemente dare l'area in concessione. Noi avevamo un investitore. Ah sì, eh? Sì, avevamo un investitore che avrebbe messo a disposizione. E la camera? No. Dell'investitore però non parlo perché chiaramente. Quindi il comune di Foggia sta tergiversando, insomma io lo dico in maniera molto chiara perché noi l'abbiamo presentato il progetto in prima battuta, era luglio 2013, abbiamo rifatto alcune varianti che ci avevano chiesto, cioè di eliminare un po' per il momento gli 8 laboratori perché c'era un finanziamento ovviamente costato alla Regione Puglia di circa 500.000 euro e quindi avremmo tenuto tutta l'area a meno che i laboratori interni, ma poi ce l'avrebbero dati, insomma. Però i laboratori esterni sono tutti da chiudere, perché sono tanti piccoli laboratori dove basta chiudere con delle vetrate, quindi non è che ci sono lavori. E qui una serie di laboratori di attività, che nel nostro campo di applicazione, di tema così dell'associazione, avrebbe potuto, potrebbero avere diverse destinazioni. Quindi riciclo, piuttosto che il costruttore di biciclette, tricicli per andare in giro nel parco, nella bici, adesso che Foggia, poi tra l'altro se diminuiamo un attimino la planimetria, Foggia sta praticamente attuando un nuovo piano, quindi stanno chiudendo tutto il centro storico, sta diventando pedonale, cioè, ecco, quindi tutta questa parte qui è tutta solo pedonale, non c'è più accesso alle macchine, quindi questo nucleo qua diventa importante anche per il trasporto, fatto con mezzi assolutamente ecologici, a parte le solite bici, ma anche un po' come il progetto di Bologna, che sicuramente conoscete, è stato fatto, ma lì a Bologna, insomma, il centro storico è un po' più grande, però sono attività che comunque creano anche dei posti di lavoro, sicuramente, perché gestire una situazione del genere vuol dire creare comunque una cooperativa, almeno una cooperativa di lavoro, quindi dare assunzione almeno a 7-8 persone che potrebbero gestire, e più i vari artigiani che potrebbero avere a un costo il proprio laboratorio anziché a 700-800 euro al mese, a 200 euro al mese, insomma, voglio dire, noi siamo un'associazione senza fini di lucro,
e io non faccio il furbo come fa Salvatore, che non si candida a presidente perché poi ci deve lavorare. Noi cerchiamo di se riusciamo di lavorarci lo stesso, però facendo le cose secondo quelle che... E quindi questo progetto è rimasto in questo momento proprio fermo. Avremo appuntamento... Lo avete presentato da soli o ci sono delle altre... No, l'abbiamo presentato come associazione della città. Voi. E basta. Quindi abbiamo protocollato anche la variante, poi ci sono stati dei problemi all'ufficio tecnico la primavera scorsa, per cui... ma soprattutto ci sono state le elezioni che hanno capovolto insomma, la situazione. Non, io penso che questa amministrazione sia altrettanto ricettiva. Cioè riuscirà sicuramente a recepire l'importanza di questo tipo di progetto, perché avere uno specchio d'acqua con ombrelloni eccetera, che durante il mese d'agosto chi non può andare in ferie si trova praticamente in centro città, si prende lo zaino e se ne va al mare oppure a fare altre attività che possono essere svolte all'interno di quest'area. Cosa che l'intenzione sì. E vincolare un poco anche che Foggia sia un po' un porta di relazione tra la parte del Gargano, no? E la costa. Dell'interiore, certo. Quindi questo fuori un centro di referenza, no? In questa relazione. È il capoluogo della Capitanata, quindi è comunque un bacino di 160.000 abitanti. Proveremo a pensare come un'intervenzione che stia all'alcance più, no? Della nostra possibilità. Volevo dire, chiudere, sì. Sì, fatto, sì, l'abbiamo presentata noi, ma non è che siamo chiusi, cioè, eventuali. Se ne sto parlando è perché voglio dire. Non... No, lo chiedevo perché è un progetto molto ambizioso, no? E quindi mi chiedevo se ci fosse già attorno una comunità di persone che lo stanno volendo e Sempre per un discorso politico in realtà non è stata volutamente creata questa, perché poi lo sa come funziona, no? Arriva il costruttore di turno che a quel punto ha i suoi mezzi per poter intervenire e noi almeno questo abbiamo voluto in questa fase intanto protocollare il progetto e presentarlo, poi in realtà non l'abbiamo ancora presentato alla stampa. Questa è stata una nostra mancanza, perché si è pensato in precedenza che il fatto di doverlo pubblicizzare, quindi renderlo pubblico, potesse essere polo d'attrazione per altri interessi, ma invece secondo me era il contrario. O comunque il contrario, noi dobbiamo darlo in pasto alla stampa, dire che la nostra associazione ha questo progetto per la città e poi voglio vedere quanti probabilmente poi ci correranno dietro. Tra parentesi, quello spazio verde dove c'era l'ippodromo, la macchia verde grande, lì ci sono ovviamente degli scavi archeologici, perché sono stati trovati dei reperti archeologici di una certa importanza. Per cui quello spazio non si sa che cosa diventerà, perché certamente gli scavi sono importanti e per cui si dovrebbe valorizzare anche quel tipo di situazione, non coprire e fare qualcos'altro. Sì. Per cui è un luogo... In realtà di volto, perché l'ex rettore, lui è tratto archeologo, quindi conosce bene Salvatore. Quindi il rendere vivo quel posto avrebbe tante valenze, perché ovviamente si va... Un fatto urbano enorme, è un chilometro, c'è solo la striscia verde, quella di sotto, e qui abbiamo praticamente questa parte qui, di via Galliani. Questo è un chilometro per un chilometro. Quindi non è che cioè, a centro di una città è un po' un Sì. Sì. Qui c'è tutta la zona fiera. La zona della fiera è bien attiva, no? O no? La fiera è attiva. Oddio, attiva, però è stata sempre, da sempre in Italia la seconda fiera internazionale dell'agricoltura. Il quartiere fieristico ce l'abbiamo a due passi, e per una città che è relativamente nuova, perché giustamente durante la seconda guerra mondiale è stata rasa al suolo, quindi di storico non ha tantissimo, quindi cercare di renderla viva anche e cercare di far
apprezzare e fare proprio anche l'aspetto archeologico, che probabilmente si viene a valorizzare di più, significa anche trovare probabilmente quelle radici che magari non si sentono più tanto, anche perché intorno a Foggia ci sono tanti scavi archeologici, ma è un problema vederle, cioè non è semplicissimo andare a vedere gli scavi di Antonia, piuttosto che, cioè devi andare a trovare il contadino che è proprietario di quella zona per andare a vedere gli scavi. Quindi averlo all'interno della città significa veramente valorizzare anche un patrimonio storico. Nell'ambito dell'utilizzo di tante strutture di Foggia, Foggia è tra l'altro tra i primi 5 nodi ferroviari nazionali, perché ha una storia di ferrovieri notevolissima, il centro che univa il centro-sud al Tirreno. Tutta quest'area qua è costituita da capannoni delle ferrovie dello Stato praticamente abbandonati. Quindi se c'è un'archeologia industriale in quest'area qui che è veramente notevole. Quindi il materiale c'è veramente. Sì. Quindi c'è la storia, ci sono i bombardamenti che stanno ancora nel 70esimo, per dire che il Salvatore era impegnato a un monumento alle vittime del 43 di Foggia, circa 20.000 morti. Quindi c'è la ricorrenza di quest'anno, c'è la ferrovia che è praticamente al pane dei foggiani, 2.000 ferrovieri, solo quelle ferrovie. Tutto questo ovviamente nello spostarsi verso il Bari o con le varie riforme o con Trenitalia, ormai sta andando tutto. C'è praticamente tutto abbandonato. Io ho dormito qua 16 anni fa. Giuro, per conoscere Foggia andato a dormire la zona come dice lui. Per conoscere la zona serve dormire la notte, serve camminare con l'uomo della notte, ci capito? Ci saranno 10.000 giuro, la verità. Andare a dormire là, basta per appoggiare. Non ti credo. Non per fare niente. Lo che per conoscere la città serve per me. In relazione alla... sì, questo è possibile intervento in la città, no? Per alguna forma sarebbe anche un appostamento di recursi, no? De resursi, come si dice? Recursi, like a positioning of resources. Like it would be related with them, che sarebbe un poco come anche la concentrazione dell'intervenzione culturale in la città, no? Come pensa che questo potrebbe essere collegato a nozione di sviluppo rurale anche, o perché pensiamo, no, nell'attivazione della campagna. Seggezia, io San Giusto pensavo fosse collegato con Foggia, quindi Foggia è molto legata al suo territorio, al suo... Chi è che sta incoronata? Queste tutte parti di Foggia, chi è dice non parte di Foggia? Chi è dice non parte di Foggia? Questi noi siamo da Foggia. Siamo... Non è Lucera questa? Lucera, questo è San Giusto, sì, Lucera, sì, Lucera Foggia. Parlavo di superficie così comunale, quindi i vari borghi intorno a Foggia, praticamente penso che il primo che... non di Foggia è San Giusto, perché poi tutti gli altri sono dove ancora. La cultura contadina di Foggia è molto sentita, abbiamo dei collegamenti anche con l'Auser di Foggia, lavora in questo tema dei personaggi che rimangono spesso nella storia foggiana, che anzi spesso cadono nel passatismo che trovano tanto. Però voglio dire, c'è la possibilità sicuramente di poter unire, anche perché poi Foggia, Lucera, Sanazia è tutt'uno, cioè non c'è molta disparità di cultura tra un territorio e l'altro, non è tipo il Gargano dove ogni paese a momento sicuramente ha un dialetto diverso, ha una cultura diversa, cioè una... Foggia, Lucera, San Severo, io adesso fino ad arrivare a Cerignola penso che il paesaggio intanto è sempre lo stesso, perché impianto del tavoliere delle Puglie, vino, grano, pomodori,
ortaggi, c'è della parte, diciamo, poi dal punto di vista paesaggistico è anche lì molto simile tutto, cioè, sì. non abbiamo varietà di paesaggio se non lo vediamo sotto i Monti Down o sotto il Gargano. Alla fine San Giusto può essere benissimo Segenza, adesso al di là della storia del singolo borgo, però alla fine il territorio è lo stesso. Foggia ovviamente può raccogliere, forse, cioè, una sintesi. Ma penso sia interessante vedere questa. Credo che sia interessante avere oggi pomeriggio due prospettive completamente diverse, sì. Dal micro al macro. Tu prima, Paolo, sostenevi che non vedevi veramente, non riesci a vedere veramente l'impatto o il valore di una progettazione di un no, ma è più una riflessione, sto veramente pensando ad alta voce. E poi dopo dimmi se sbaglio, sì, nell'interpretazione di quanto hai detto, però ecco, mi sembrava di capire che non vedi effettivamente il valore o l'impatto di un intervento progettuale in una dimensione micro come può essere quella di San Giusto, perché appunto può avere una ripercussione su 70 abitanti e adesso capisco che da parte tua stai pensando decisamente in grande, guardando a un... No. È un mio limite, davvero, cioè nel senso che non conosco poi l'ambiente di una comunità di 70-80 persone, e quindi sicuramente è un mio limite, per cui poi faccio fatica a immaginare quanto lavoro persone di quanto vivono poi in quel luogo possano sviluppare per avere poi dei risultati. Sì. No, ma capisco perfettamente, cioè pensando sì, all'impatto, no, a quanto questo possa poi dopo avere una risonanza anche a un livello più ampio, capisco il tuo punto di vista. Sicuramente si può interessare quelli di Lucera, visto che siamo a mezza strada, e anche quelli di Foggia, se si crea qualcosa di importante anche a San Giusto, perché poi la gente... La gente tende a muoversi, quindi è chiaro che se noi sviluppiamo qualcosa di interessante a San Giusto, non vedo per quale motivo durante la settimana, il fine settimana, non ci possa essere una confluenza di persone che vengono da Foggia, da Lucera, ma anche da San Severo, da Troia. Cioè, voglio dire... No, più che altro questa voleva essere poi, se vuoi, uno spunto, se vuoi anche un po' una provocazione per mettere vicino appunto la dimensione micro con la dimensione macro e cercare di capire che tipo di relazione, che tipo di dialogo si può instaurare fra una realtà di 70 anime come può essere una delle, giusto, una delle tante borgate che comunque creano questa costellazione sul territorio attorno a Foggia, e la città con i suoi enormi edifici dismessi, perché uno dei nodi che, come dicevo stamattina, ma lo ribadisco, sta proprio in questo forte senso di disgregazione, no? In questo forse un forte senso di scollamento, nell'incapacità di creare un terreno comune o un dialogo fra le diverse realtà che esistono e che magari contemporaneamente stanno guardando a delle alternative, stanno pensando a delle alternative, stanno pensando a come... rivalutare, come ripensare, come immaginare degli altri approcci al territorio. E io credo molto, ad esempio, nel dialogo fra la dimensione micro e quella macro, e quindi penso che questo possa essere uno spunto di riflessione, e questo un po' torna anche alla domanda che faceva prima Fernando rispetto a come un intervento di questo tipo nel cuore della città di Foggia poi dopo possa avere anche un qualche tipo di ripercussione nella dimensione rurale, perché poi di fondo Foggia è un centro urbano che però è pur sempre immerso in un ampio terreno rurale, territorio rurale. Foggia è una città che fino a qualche anno fa aveva la campagna dentro casa,
se non in questi ultimi anni con la speculazione edilizia dei vari delle enormi zone di case e si è un po' spostato, ma quando noi siamo arrivati a Foggia 20 anni fa oramai, cioè, il campo coltivato era arrivava in centro, voglio dire, si sentiva la produzione del grano, tanto è vero che l'ippodromo, quella zona verde enorme, quella è coltivata a grano attualmente, per cui tu in primavera vedi sto grano e i papaveri a un chilometro di Natale c'è tutta la zona del poligrafico, lì sono lo stesso, campagne. Sono tutte campagne, cioè è vicinissimo il contatto. In realtà c'è tante penisole anche abitate, cioè c'è il quartiere Via del Mare, Rione Diaz, con il poligrafico, e intorno c'è tutto verde, uva, grano, pomodori, e fino ad arrivare alla zona industriale, fino all'incoronata, un po' fatta così. Anche Rione Martucci, che ormai va bene, parte integrata della città, è una borgata, il solito scenario di San Giusto, perché il nucleo è quello, c'è la sua chiesetta, la sua scuola elementare e la campagna intorno, quindi un po' per Giacomo lo... il consumo del suolo ovviamente in questi anni, è chiaro che non parliamo di una megalopoli, la città di 160.000 abitanti, sì. No, io penso che è vero che la mia strategia, per esempio con Campo Adentro, è stato azioni alla campagna che sono amplificate alla villa, alla città. Adesso la relazione campagna-città è cruciale, perché sennò, come un leader di Via Campesina, contadino, ha detto, le battaglie sono alla campagna, ma la guerra si gana nella città. Per dire che finalmente, dove in questo momento anche di concentrazione della popolazione della città, dobbiamo avere una presenza. Ma penso che è importante che tutto il tempo, da alcuna forma, il centro d'attenzione è anche, di una forma, sviluppare un messaggio di qualità, no? Non di quantità, perché non possiamo competire con il mass media, no? Con il medio di comunicazione di massa, ma esagliare di ispirare con un messaggio di qualcuna cosa che ispira della campagna, per mettere la campagna al centro di una discussione culturale, socio-economica e così. Por eso yo pienso que cuando hemos hablado de San Justo, per me non è solo dire un piccolo borgate de 30-50 abitanti, ma anche possibile l'unico borgate en el que hay un sustrato sociale dove lavorare a, come si dice, nel principio, no? In un inizio. Io dopo andare per tutte le borgate in Coronata, hai algún borgate che ha una... un po' più di attività sociale, mi ricordo adesso di questo che il parroco ha fatto tutto un lavoro di Mezzanone, che è vicino a un centro di accoglienza, e che il parroco ha avuto un'attività sociale che ha fatto che tutti i vicini anche sono attivi, ma al mismo tempo si pensò dove trovare questa accoglienza, accoglienza. Non è così facile, no? Adesso sì, abbiamo un soggetto, no? Delle borgate attivo, no? Come potrebbe essere Salvatore, con un tejido sociale, un tessuto sociale, potrebbe essere una specie di caso rappresentativo, un esempio. E anche il vincolo con Foggia sarebbe fondamentale. E per me personalmente, perché non conosco in profondità il suo proprio progetto, simplemente la capacità di controllo effettivo, no? Del processo. In un processo un tanto complesso, che implicaria attori diversi, finanziamento, un calendario, come è medio o largo... Sì. È un gran potenziale e è una promessa, perché è vero che un gran teatro così come il Teatro Mediterraneo, con tutto questo, no? come epicentro di un'attività e di un progetto, sarebbe una meraviglia, no? Solamente è come decía
como decía así, Gabriel García Márquez, ¿no? Amar en tiempos de cólera, ¿no? Producir cultura en tiempos de crisis, como un ejercicio anche de... Sí. Ma, por ejemplo, si me ha... Sì, questa... che è piccola, insomma, come realtà intorno a quel laghetto, a quel lago lì sicuramente si può operare. Sì, è vero che per me, io mi ricordo, io ho fatto come 7 o 8 borgate, penso, no? Del possiamo dire, el anillo, come si dice, del ring? L'anello. De borgate alrededor de Foggia. E, sì... San Giusto non è il più, possiamo dire, paradigmatico, no? In architettura, per esempio, no? Con questo altro che ha il campanile impressionante, no? O anche... Durante il periodo fascista sono tutte, erano zone paludose, sono state tutte bonificate. Sì. E quindi da lì sono nati poi l'esigenza di vivere in quei luoghi. Sì, ma è una questione un po' sul territorio, di vedere dove una proposta potrebbe essere questa, sì, questa alleanza, no? o complicità della popolazione locale, che è quello che non sono sicuro. Non so, bisogna conoscere più la realtà, sì. Tiene un sito web il suo progetto? Ah, è un sito web? L'associazione? Abbiamo una pagina su Facebook, abbiamo il gruppo che si chiama La Città che Vivremo Official Group, uh-huh. E la pagina che è La Città che Vivremo Staff. Uno è il gruppo, un gruppo di discussione, l'altro invece è la pagina. Sì, sì, sì. Insomma, vengono messi a ma sì, io ve lo posso tranquillamente portare, un amico. Dove c'è anche la parte progettuale scritta, la descrizione del progetto, la posso, sì. Poi ci scambiamo le mail, certo. Insomma, penso che dopo rimaniamo in contatto. Sì, no, sicuro. No, ma mi chiedo anche perché poi mi chiedo anche, che io poi sono venuto qui stamattina, anche con la fissa di capire poi il collegamento, poi che diventerà concreto, tra arte e la campagna, sì. Perché se no resto curioso fino a... E anche qui devo ancora entrare in merito a questo ragionamento, perché poi io non l'ho ancora ben chiaro, cioè ce l'ho chiaro, però vorrei che poi gli approfondissimo gli aspetti, poi è tutto lì, no? He's not very sure about the connection between... He's trying to understand how it is articulated. Okay. Yeah. Maybe how we could play the video. Sì, o che cosa pensa che ha un po' più di, come si dice, di duda, no? De duda. No, non sono deluso. Ah, no. No, dubbi, ho detto sono curioso. Sì, sì. La voglio approfondire, no. No, ma la dubbi è buona, la dubbi. Devi tradurre bene. No, la dubbi è metodologica. No, perché non lo so se a livello di. Per me è una questione anche, possiamo dire, anche filosofica, no? Non solamente dire che l'agricoltura e l'arte sono collegate per sé, no? È per dire che intanto dobbiamo riformulare le basi, no? Della formulazione del nostro modello di civilizzazione che è stato sviluppato sulla questione di crescenza, sulla questione dell'utopia metropolitana, sulla questione dell'ipervelocità, sulla questione della tecnificazione industriale, no?
tutto l'aspetto della produzione, mesmo tutto il mondo adesso possiamo pensare che è organizzato come un gran tessuto industriale, nel che hai una produzione specializzata di minerale o di petrolio, per esempio in Russia, e dopo di servizio e tecnologia in Europa, e dopo di come si dice, la carne o di prodotto agricolo in Brasile o Argentina, e che le paesi non ha interesse in produrre, no? Un po' una diversità, sino la specializzazione come una sezione di una industria, l'intercambio economico a scala globale, no? E questo funziona, intanto abbiamo la possibilità di una fonte di energia, no? Disponibile, che permette di consumire l'agnello neozelandese a un prezzo migliore o più competitivo che l'agnello de Puglia, no? Adesso il momento in che la fonte di energia che permette che questa distanza intercontinentale, no? Adesso no, non la paghiamo, perché non paghiamo l'esternalità dell'utilizzare un recurso come sono gli idrocarburi, no? E il recurso di combustibile fossile, che con questo grafico che ho mostrato stamattina, no? Sono limitato, tutto lo sappiamo. E la medida in che non lo consideriamo, o se non cominciamo adesso a pensare in un altro set di referenza, no? Di modello di sviluppo, no? L'adattazione sarà forzosa. Adesso per me parlare della ruralità è una forma di costruire una nuova identità anche per Europa, no? Di dire che Europa o l'altro continente ha una base di referenza, di forma di rapporto al territorio, no? Che potrebbe essere una evoluzione della civilizzazione contadina. Sì, sì. Domani, grazie. Ciao, grazie. E dopo adesso, questo è una forma di, per esempio, se pensiamo in questo progetto, no? Vediamo. Dove sta? È una forma di pensare che cosa è lo che... O sino aquí. ¿Qué representa los mitos de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. A ver. Un momentito. Questi sono lavori tuoi? Sì. Sí. Però io penso che anche Anna mi ha detto che magari pensare come questa si traduce nello spazio del museo, non penso che questo sia lo più importante o che non dona le clave di comprensione, non lo so. Per me la cosa che è successa nel museo è un posto specifico di discussione o di intercambio, no? Quando abbiamo fatto i progetti al villaggio, dopo il problema è che cosa racconti nella città, che il processo non ha successo nella città, no? È una specie di residuo, no? Di un processo vivente. E lo che abbiamo ensaiato è di fare anche un'attivazione del museo con differenti momenti e con il pubblico, come pubblico secondario, come si dice pubblico? Pubblico. Per esempio con un momento di un programma di radio alla mattina, dopo una specie di cantina comunale che veniva la gente del villaggio a cucinare e a fare una discussione, per la tarde si presentava il progetto con l'artista, la gente del villaggio e critici di arte che commentavano sul progetto, e alla serata una intervenzione più di celebrazione, no? Una interpretazione di una pellicola degli anni 30 sulla campagna con musica in vivo contemporanea, in alcuna forma creare un'esperienza di approssimarsi a lo che è successo nella campagna, che non abbiamo la possibilità. Solamente voleva vedere se tenia qui una immagine, ma non lo so dove. È un po' complicato. Però. Un momento. Se arriviamo. Ah, no, impossibile. Perché se. Quando è fatto così si disorganizza, così che non lo posso mostrare. Bueno, magari la cosa interessante da sottolineare è il fatto che ciò che Fernando ci ha mostrato stamattina, lungo tutti i processi, nei diversi contesti in cui ha lavorato,
non è qualcosa che corre in parallelo al suo lavoro da artista, quello è il suo lavoro da artista, certo. Quella è parte integrante del suo lavoro. Dunque. Che era lì e devo cogliere poi. Sì, non ho mai pensato che una parte di gesto dell'altra fosse sepolta lì. Penso che, come hai detto tu, no? Anna, questo è possibile perché ha avuto una evoluzione, no? Dell'arte che ha voluto. Sì, come dicevamo anche stamattina, insomma, l'arte negli ultimi decenni, poi fondamentalmente, ma possiamo dire gradualmente nel corso di tutto il Novecento, ha sempre più teso ad espandersi e a strappare al di fuori dei propri confini, dunque al di fuori anche delle specificità del medium, dei materiali e della forma. Entrando sempre di più nel tessuto sociale, nelle questioni di carattere. Installazioni, sì. Gli interventi nei singoli spazi, piuttosto che solo che lì magari. Io artista mi metto in relazione con questo luogo e faccio questo intervento, questa installazione. Probabilmente gestire una cosa di questo tipo rispetto a situazioni già esistenti, realtà che possono essere paesi, villaggi, che ne so, ecco, e interagire con tutta questa realtà. Non lo so, mi incuriosisce. È possibile, è semplicemente una questione anche di avere la metodologia e il tempo sul tutto, no? Un processo valido di intervenzione locale con una realtà sociale specifica ha bisogno di un tempo di dedicazione e di intervenzione. Eh sì, perché voglio dire, se io... Il progetto dello spazio... Sono inserisci nella realtà in pratica, no? Cioè devi integrarti con quelle che sono del mondo. Visive e cognitive, cioè sia e soprattutto per raccogliere quelle che sono le esigenze delle persone del mondo per poi poter restituire quello che loro si aspettano. Sì, per questo si esce dal paradigma puramente estetico per abbracciare dopo tanti altri livelli della realtà, quello puramente relazionale, quello sociale, quello fisico. È anche per questo che l'arte poi è diventata sempre più multidisciplinare e anche per questo poi l'arte ha bisogno di dialogo. Sì, è sul tutto che io magari per mia doppia formazione, no? Ho potuto vedere come funziona l'agroecologia come una unione di discipline diverse, no? Sociologi, rurale, antropologi, economisti o agronomi, no? Lavorano insieme gruppi di lavoro che arrivano a una località, no? Per esempio potrebbe essere la Capitanata, e faccio tutto un processo de lo que chiamiamo sviluppo rurale endogeno. Endogeno è basato nel recurso locale. Questo è una metodologia provata che sta incluso alabada, come si dice alabada? Alabata, come si dice? Praised by, to be praised, to praise something. Alabar es... Sì. È una metodologia che è stata valorata molto positivamente per la FAO, per esempio, per intervenzione nella questione di esagliare di risolvere situazioni di subsviluppo, di situazione critica, no? Della popolazione locale. E questo occorre in Latino America più che in Europa, occorre più in altro posto, no? Che finalmente acaban con situazioni molto impressionanti, come per esempio è stato un anno abitando Ecuador, nella regione indigena della montagna delle Andes, con la sua cooperativa di banca locale. L'organizzazione di donne
che producono un'artesania locale che dopo serve. L'organizzazione del contadino, un Parlamento locale a livello municipale con partecipazione di tutto e con budget annuale partecipativi. Sistema di fiscalizzazione popolare. Finalmente sì, una cosa che... E anche forme culturali, no? di orgoglio e identità locale. Per esempio una università locale della conoscenza indigena. Ecco, ma questo è questo... importabile in una borgata dove non c'è, voglio dire... Non esiste il sostrato, adesso la questione è... Sì. Non c'è l'appartenenza al luogo, perché uno non è di San Giusto. Uno non è? Non è nato a San Giusto, non ha appartenenza. È qua che io... Voglio dire, tra questi 70 abitanti che ci sono, ognuno praticamente ha una sua storia. Non c'è l'appartenenza, non c'è la storia San Giusto comune nasce di queste 70 persone. È il luogo che è unico, ma le persone hanno ognuno, almeno da quello che ho sentito, la maggior parte ognuno si trova lì. È un borgo che è nato nel 1950, a momenti e momenti dopo di noi, quindi non c'è un attaccamento alle origini di San Giusto, come ci può essere attaccamento a Troia, per dire, oppure a Lucera. No, no, sicuro che arriviamo a un momento di decadenza dello rurale, nel senso di destrutturazione sociale, di poca attività economica. Penso che questa superindividualizzazione e atomizzazione della società in Burgo, in Roma, nella città e tutto il mondo, perché lo che hai non è la sensazione di che formiamo parte di una società in tanto cittadino attivo. No? La questione per me come proposta è che si devo esagliare di rigenerare questa forma di capire, no? il mio ruolo come persona sociale in un spazio come Borgo San Giusto è più effettivo la mia capacità d'azione che si ando a New York o Londra o Roma o magari un Foggia, non lo so. Perché? Perché se è che è possibile di scoprire qualcun punto di rincontro e qualcun punto di appoggio mutuo, di collaborazione, di interesse che se sviluppa insieme, no? e che dopo si traduce in un'azione, questo sforzo è più effettivo e tiene più di frutto in una comunità delimitata. Sì. Adesso io non ho stato in San Giusto, però sono sicuro che anche ogni persona, ogni vita con i suoi problemi, il suo sogno e tutto questo, per esempio tutta la comunità di agricoltori ha un aspetto in comune che partaggia, per esempio parlare di come sta l'anno in relazione alla produzione, di momenti di intercambio, di conoscenza, di momenti di celebrazione, di momenti di appoggio mutuo. Mesmo. Hai redes, no? sociali di... De capire, e dopo il lavoro dell'artista, che io penso che è una specie di, come dire, di una mettere la creatività e mettere l'azione sociale al servizio di un fine in un momento di emergenza. Io non penso che l'artista debba essere quello che deve attivare un villaggio, no? Tutto il tempo, in tutta la storia non è stato così, ma in questo momento della storia penso che magari abbiamo bisogno di esagliare. Avevamo bisogno, sì. Anche un fatto di metodologia, perché credo che l'arte abbia sempre avuto uno slancio politico, uno slancio verso il sociale, ma se l'efficacia della rappresentazione, non lo so, alla fine dell'Ottocento poteva ancora in qualche modo avere un ruolo, anche visto il ruolo dell'artista in quel periodo, di efficacia, oggi la quantità di immagini, la quantità di stimoli percettivi che circondano ciascuno di noi nella nostra vita quotidiana fa sì che la pura rappresentazione non sia più un mezzo appunto efficace per poter intervenire in maniera reale all'interno della sfera politica e sociale. Sì,
Pero por ejemplo la una che? Io sono lo scalpello e il martello nel 500. Sì, intanto però ancora stanno a fare le foto sotto al David, ancora l'altro giorno appunto la Merkel e Renzi a fare le foto sotto al David lì, che si beavano della foto. Sì, sì, che facevano una foto. Sí, yo pienso que que magari el rol o la intención del artista, magari no es posible que habita en toda la locación, ¿no? Todo el tiempo, ma que es capaz de conectar con una locación para sostener un proceso social que está sostenuto por una realidad, por una población que sí está en el luogo. Por ejemplo, si ves él labora en la Capitanata o qualcuno que está en la Capitanata, magari una conexión del artista visitante puede fare una specie di sì, de medium, no? O di catalizzazione di qualcuna cosa di straordinario che dopo ha di stare continuata o coltivata per ese medio locale, no? Ovviamente se no quello sarebbe la cosa auspicabile. Sì, anche, sì. Sì. Per esempio in questo progetto in San Francisco è stato invitato per lavorare in un centro, che aveva una sala di esposizione, no? E tutto il centro era un edificio enorme con a lo mejor 4 piani, tutto fatto in concreto ecologico, era il centro di maggior centro con tutta la certificazione di architettura ecologica o biologica. Y que tenía al interior como 30 organizaciones del medio ambiente, ¿no? Era como una especie de hub, como un hub de organizaciones medioambientales. Y cuando nos han dicho voy a hacer una exposición aquí, la gente de la sala de exposición en este edificio no ha avuto ninguna intenzione di fare nada in relazione al contesto. Hanno pensato fare una esposizione bella con qualcuna opera d'arte bella e tutto basta. E noi, io e anche un altro artista che si chiama Amy Franceschini di un gruppo Future Farmers, abbiamo pensato come pensare e approfittare il che in questo posto sta un 70% dell'attività del movimento sociale ecologista statunitense, no? Occorre là. Come se passa, succede, no? E abbiamo cominciato a assaggiare di parlare con la gente dell'ufficio. Abbiamo trovato questo troppo molto difficile, perché il movimento sociale che agli anni 70 o 80 magari erano idealisti di cambio sociale, ecologia, tutto questo, adesso hanno stato derivando a una forma
de lavorare, di pensare tutto molto corporativa, no? Poco come un ufficio con il tuo ordinatore, tu fate il fundraising, campaign, press note, tal, e una forma di lavorare che è lo stesso che una public relations company, no? Y entonces hemos ensayado de reconectar un poco la gente de este oficio con otra realidad. Y hemos organizado uno, bueno, esta era una, un poco un texto de referencia que dice que un momento. Que dice que pensar que el medio ambiente es una cosa ha enorme implicación en cómo los en medioambientalistas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Pensare all'ambiente come una cosa ha avuto delle implicazioni enormi in come gli ambientalisti hanno condotto, conducono le proprie politiche. La struttura strategica composto da tre parti per coloro che portano avanti le politiche ambientali non è cambiata nel corso di 40 anni. Lo 60 a oggi. Appunto, adesso parlo appunto di queste tre parti. Dice primo, definisce un problema. Ad esempio il riscaldamento globale come ambientale. Secondo, definisci, produci un rimedio tecnico di lavoro. Sì. Terzo, vendi la proposta tecnica, tu ai legislatori, attraverso una serie di tattiche. No sé qué pasa. Como lobbying, third party alliance, sí, informe de recerca. Sí, informe di alleanza. Esatto. Advertising, quindi pubblicità e pubbliche relazioni. E dopo. E dopo sigue. Un bel business planning che ho un tocco d'arte, no? L'intero paesaggio all'interno del quale la politica agisce è cambiato radicalmente negli ultimi 30 anni, ma ancora il movimento ambientalista si comporta come se le proposte basate su scienza veribile, verità, la verità della scienza. Sul dato scientifico, insomma, fossero sufficienti a superare la posizione ideologica fra ideologia e industria. Gli ambientalisti sono in una guerra culturale, sia che lo vogliamo o no. È una guerra una guerra culturale sulle nostro sul nostro cuore di valore, no? È la nostra visione per il futuro. Perché non togli? Non lo so, non so perché. E non sarà attraverso non sarà appellante e non sarà vinta. Già faccio niente. E non sarà vinta appellandoci alla razionale considerazione del nostro interesse collettivo. E dice sì, io faccio niente, no, no, è la macchina, non boicotea. Sì, marca. Se sì, marcare proposte tecniche. Se definire proposte intorno a soluzioni strettamente tecniche
è un'abitudine del movimento ambientalista, allora chi sarà a formulare delle proposte intorno a visione e valori? Y entonces el lavoro que habíamos fatto es en la misma sala de exposición, habíamos organizado momentos de reencontro entre les componentes del ufficio della organizzazione medioambientale che ha lavorato con questa forma tecnica, no, scientifica, e anche di oltre attivisti che stanno lavorando con la produzione alimentaria nella regione di San Francisco. E abbiamo creato una struttura che sta un poco ispirata in lo che era la figura del pastore, no, mitico, in questo caso un diorama di un museo locale, il pastore che normalmente era vasco, del paese vasco spagnolo, che negli anni 50 è andato a Arizona, Utah, Montana, tutto questo stato, e ha avuto questa specie di shepherd wagon. Adesso questo è una specie di blueprint, no? una visione aerea di questa struttura, no? Dove abita e dorme il pastore. No? Abbiamo parlato della figura mitica del pastore come persona collegata al territorio e anche con una infrastruttura leggera. No? E bueno, tutta la struttura è stata come bidimensionale e dopo aperta, no? Per avere il rincontro, e entonces sarà un po' la conclusione. No? Gli ambientalisti hanno bisogno di the touch, lavorare su. Sì, gli ambientalisti hanno bisogno di toccare, di lavorare con i mondi creativi legati al creare mito. Anche religione, non da vendere, non per vendere meglio proposte di tecniche, strettamente tecniche, sì, ma per figure out, sì, per figurare chi. Ma per capire chi siamo e chi abbiamo bisogno di essere. Adesso penso che questo è lo stesso per l'artista anche, no? Yeah. Sì. Poco per rispondere a, no? La questione magari di quale è il ruolo. È buono. In parte questo non è soltanto il ruolo dell'artista, un po' come dicevo anche stamattina, l'artista comunque è parte di un ecosistema. Ad esempio Wessel, quando è nato nel 2011, è nato da un'iniziativa della mia collega, cofondatrice Viviana Checchia. Entrambe venivamo da diverse esperienze ed entrambe pugliesi ed entrambe vivevamo altrove. E nel momento in cui abbiamo deciso di creare questo progetto, abbiamo immediatamente capito che non avremmo prodotto opere d'arte, non avremmo esposto opere d'arte, ma avremmo creato dei momenti di dialogo, dei momenti di approfondimento e di comprensione, perché in un momento in cui anche l'arte è diventata iperproduttiva, in linea poi dopo con il mondo che ci circonda, abbiamo ritenuto che Wessel dovesse essere una sorta di pausa dalla produzione, non che volessimo stigmatizzare il produrre opere, però volevamo che il nostro progetto fosse una sorta di pausa, una sorta di spazio mentale, e se vogliamo anche di uno spazio mentale di resistenza a questo clima di iperproduzione, per capire come vogliamo produrre e come possiamo produrre in maniera più sostenibile, come possiamo produrre al di fuori delle nostre quattro mura, guardando a quello che esiste poi nel reale, nel sociale. Questo spazio rappresenta proprio un'opera nuova, cioè, in cui poi l'opera stessa. Sì, non l'abbiamo mai pensato come un'opera, ma l'abbiamo sempre pensato come un processo. Un processo. È come un'attivazione di processi. Alcuni di questi poi dopo hanno portato anche alla realizzazione di opere, però noi ci siamo sempre comunque concentrate su quello che c'era nel mezzo, su tutto quello che si sviluppa prima. L'arte è il processo creativo, cioè l'arte in sé, poi la tecnica, voglio dire, la rappresentazione.
Hai un artista che è variata negli anni e ognuno poi in base alla propria capacità è più bravo pittore, ma il bravo pittore non è solo quello che è bravo a mettere i colori o a rappresentare come si dice, nel pensiero comune, è bravo quello che sembra che fa sembrare vero quella cosa. Ma in realtà il processo creativo, il processo mentale per cui tu arrivi a quella rappresentazione e sta lì. Quella è la vera qualità e la vera differenza tra un artista di qualità e chi invece usa solo tecniche, che può essere colore, scultura, qualsiasi altra cosa. Hai una frase di un artista inglese, Jeremy Deller, che mi pare molto buona perché l'ha detto. Arte non è lo che a ver come se intanto che ci pensi, cioè voglio dire, Leonardo chi per esso, tanto per dire uno così, cioè non è bravo perché sa far bene solo il chiaroscuro, è il concetto di quel tipo di produzione che è importante. Poi che sia anche bravissimo, pasticcione, nei suoi esperimenti di tecniche, cioè ben venga, però non è quella la parte per cui è bravo e per cui è rimasto nei secoli e ce lo teniamo ancora e ce lo curiamo ancora. Giustamente ogni artista è perché identifica quel tipo di spazio, perché che cosa ci vuole comunicare con quella cosa. E così è sempre stato. Non è la produzione in sé. Questo spazio di riflessione. Now I remember the sentence by Jeremy Deller was this: art is not what you make, but what you make to happen. Non quello che fai, ma quello che potrebbe accadere. Per quello che fai accadere. Che potrebbe fare accadere. Ed è per questo che io mi astengo nel fare cazzate di colori e non produco niente. Anche per me è un problema. Perché mi rendo conto che dici, ma per piacere, ma non consumiamo colori bene, perché non inquiniamo il mondo. Cioè, se non hai, mi piace, mi succede anche quello che è. Cioè, mi dice va bene, un'altra volta poi facciamo guadagnare solo, non ce n'è bisogno, ma no, ma quante robe brutte che ci sono. No, ti inquini l'occhio, cioè vedere il brutto è pericoloso. No, è vero, cioè io penso questo, io piuttosto che vedere della pessima roba preferisco stare all'aria. Non ci guadagno in salute mentale, c'è anche troppo di tutto a livello di immagini, eppure non comunicano niente di nuovo, anche questo probabilmente è come dice lui, stiamo alla ricerca comunque, no? Stiamo vivendo un periodo di transizione, bisogna capire che cosa, chi siamo, cosa diventeremo, cosa faremo accadere. Quindi è meglio tornare un passo indietro alla terra per poi ripartire, anche, no? È come dire uno stand by, sicuramente, poi riparti con un'altra energia. Se potessi campare la famiglia con un orticello. Vabbè, ma lui ti sta dicendo che si può fare, questa è la differenza. Perché ha detto, prima quello che ha detto a me, va bene, trovati come venderlo, no? Create poi le reti, claro, di quelli che vogliono queste cose, vedi che poi da cosa funziona. Quindi tu il processo è un processo, devi pensare tutto. Non puoi pensare a piantare la carota e finisce là. No, questa carota devi vedere pure, e quanti altri attori entrano in gioco con la carota, no? Perché a questo punto ci sarà un altro che insieme a te pianta, un altro che andrà a venderla e campano altre persone, no, ci vivono più persone nel frattempo, anziché essere disoccupate al 50% in Spagna, in Italia siamo uguali, potrebbero, perché io invito la gente, la terra sta lì, l'acqua sta lì, venite, piantate. No. Vieni. Ma prima hai che apprendere a fare una scuola di contadino, vieni, e dopo hai che apprendere a vendere il prodotto anche. Wow. Ma noi sai quando gli ospiti che vengono qui, i turisti, li mettiamo con noi a raccogliere quando ci sta, si è trovati proprio là. Vieni, ma perché no? Io l'anno scorso la salsa eravamo in tanti. Faccio tre volte, guarda.
Quel tre ruote con tutte le cassette. Con la... Che dite, chiudiamo lo streaming così? Sì. Ah, sì. Sì, ho detto questo così. Sì, sì, voi possiamo chiudere qui e domani. Sì, chiudo lo streaming. Grazie a tutto. Grazie ad Arti anche che insomma ci ha dato una buona opportunità per essere qui con Fernando e ritrovarci attorno a questo tavolo per discutere dei nostri rispettivi, delle nostre rispettive pratiche. E ci vediamo domani alle 9:30 qui. Facciamo. Grazie.